A riprendere posto perché abbiamo quasi occupato il nostro quarto d'ora accademico e quindi ora riprendiamo la sezione 2, che è molto densa anche se ci sono delle assenze e dei cambi. Appunto Marco Manfredi che ci avrebbe dovuto parlare di Livorno, Piombino, Isola d'Elba, si è rotto purtroppo un braccio, quindi non sarà con noi, però vero Roberto ha assicurato comunque il suo contributo per poi la pubblicazione. E quindi diciamo, io mi sembra che siamo tutti pronti per ascoltare, quindi aprire la sezione che va a trattare i casi della Toscana. E mi piace ricordare che questa sezione è proprio, come dire, esprime i lavori della rete degli istituti storici della resistenza toscani, perché tutti, quasi tutti, diciamo, no? I collaboratori e i relatori collaborano con la rete degli istituti. Quindi è ancora una volta, come dire, una presenza importante e significativa di restituzione di ricerche che sono fatte in ambito locale, ma dentro appunto una discussione comune che si fa in ambito regionale su questo tema, si è fatto su altri e si fa e c'è in programma di farlo su anche per altri momenti. Quindi io a questo punto, come dire, come organizzazione generale, se siete d'accordo, visto che oggi è venerdì, che c'è stata già una mattinata molto intensa, andrei come dire, dritti, senza pause, però invitando i relatori a stare nei tempi stabiliti in modo da prenderci un ultimo momento di confronto, per tirare un po' le fila di questa giornata e poi magari chiudere in modo anticipato, perché penso che tutti abbiano voglia, insomma, di fare iniziare il fine settimana. Quindi appunto chiamo adesso Emanuela Minuto dell'Università di Pisa, che ci parlerà appunto del caso Pisano, e tutti possono scegliere o di stare lì, forse è più comodo anche per o qui. E quindi ringrazio Emanuela, le do la parola e le ricordo che ha a disposizione un po' meno di intorno ai 25 minuti. Sì. Bene, ringrazio Valeria, ringrazio Roberto, mi sentite? Sì, e ovviamente l'amministrazione di Empoli. Bene, inizio subito. Il titolo Pisa un po' scarno, nonostante Roberto mi abbia chiesto più volte di dare un titolo, poi non l'ho dato, come è successo per Andrea stamattina. In realtà il caso che andrò a trattare riguarda la provincia di Pisa, con alcuni riferimenti alle aree limitrofe, perché mi piace in questo caso aprire citando un lavoro di quasi 30 anni fa di Ivan Tognarini, legato a un convegno che si tenne appunto molto tempo fa. Il titolo è Il fascismo a Livorno e a Piombino, e già al tempo lo storico sottolineava appunto che le origini del fascismo a Livorno, in provincia di Pisa, di cui Piombino faceva parte all'epoca fino al 1925, ed in altri centri minori della Toscana, sono state esaminate da molti studiosi anche in forma impegnativa. Tuttavia al tempo lamentava, anzi affermava l'esistenza in questi studi di grandi rimandi interni, ma di una scarsa o limitata attenzione a quelle che erano le interconnessioni, le intrecce tra appunto provincia di Pisa, Livorno, provincia di Livorno e provincia di Grosseto. In realtà, come sottolineava e come è stato evidente anche negli studi successivi, le tre realtà presentano quantomeno degli elementi, delle continuità o degli elementi di unione, a partire ad esempio per quanto riguarda l'area di Piombino, l'Elba, Livorno, l'area siderurgico-mineraria, oppure al di là della circoscrizione politico-amministrativa stretta, i collegi elettorali erano composti da Pisa-Livorno, Pisa-Livorno-Massa-Carrara, tanto che viene da pensare, guardando anche l'elemento politico di lungo corso, il fatto non solo di connessione appunto tra
Pisa, Livorno, Piombino o Grosseto, ma anche il nord della Toscana. È evidente che oggi non possiamo dare, fare o tracciare un quadro di queste interconnessioni, ma ciò che vale, per esempio, sotto l'aspetto politico del movimento socialista o il movimento anarchico, l'importanza degli elementi di continuità di quest'area della Toscana vale anche però per il movimento fascista, come sappiamo. Questo è un elemento appunto da tenere presente nel momento in cui ci si approccia al caso della provincia di Pisa. Il secondo aspetto importante che sottolineava il tempo Togniarini, ripreso poi, si sa, sviluppato, era la famosa domanda che si poneva con il caso appunto di Livorno e Pisa. Ci troviamo di fronte a un fascismo marginale? Se si guarda ovviamente alle personalità, alle grandi personalità, almeno all'inizio non emergono queste grandi personalità. E tuttavia, sottolineava e cito, il caso di Pisa con la sua provincia, di cui parte non secondaria sono proprio il piombinese, il campigliese, ed il caso di Livorno, sono tutt'altro che marginali sia dal punto di vista della crescita del fascismo e del suo ruolo nel quadro toscano e in quello nazionale, sia dal punto di vista della sua conquista del potere locale e del controllo di intere aree provinciali e regionali. Ancora Togniarini, che cita gli studi di Palla, che cita quelli di Ragionieri, sottolineava che in sostanza la provincia di Pisa, ed in particolare il suo territorio meridionale, costituisce il secondo epicentro della più fitta e grave attività dei fasci toscani di combattimento. E seppure più contrastato e meno imponente di quello fiorentino, il fascismo pisano costituisce uno dei punti decisivi all'interno della Toscana, che a sua volta, come sappiamo, è annoverata tra le regioni chiave del fascismo. Ora, prima di ricostituire, definire quello che è un quadro del primo fascismo dell'area, del caso della provincia di Pisa, credo sia importante introdurre alcuni elementi relativi alla geografia economica, ma anche a quella e politica. La provincia di Pisa rappresenta, già prima della Prima Guerra Mondiale, una delle province più industrializzate d'Italia. Abbiamo il centro di Pisa con il tessile, che ha un ruolo centrale. Attenzione, lo cito proprio perché i proprietari dell'industria tessile, i Pontecorvo, che furono elementi centrali nella mobilitazione della Prima Guerra Mondiale, ebbero un ruolo importante anche nella nascita del primo fascio di combattimento, in particolare il figlio di Giacomo Pontecorvo. Altri poli centrali industriali, Pontedera, ma anche, come sappiamo, ovviamente Piombino, la realtà della boracifera di Larderello. A fianco a questi poli, li cito non a caso, anche Larderello costituisce uno dei tre fasci nati per primi nel territorio provinciale e sarà anche in questo caso una vecchia figura della Prima Guerra Mondiale, ossia il conte Ginore Conti, che fu un uomo centrale della mobilitazione del Volterrano, uomo centrale nei rapporti particolarmente duri del 1919-1920 tra proprietà e lavoratori, ed è uno delle principali figure di organizzazione dei fasci pisani, di finanziamento, di arruolamento dei suoi stessi lavoratori all'interno dei fasci. L'altro elemento importante da cogliere, prima appunto di dare una geografia dei fasci e delle azioni dello squadrismo e dei casi di scontro tra fascisti e socialisti o comunisti e sovversivi, è la geografia della sindacalizzazione e della forza dei lavoratori di questa provincia. La Camera del Lavoro Confederale Socialista, che nasce
con una nuova veste nel 1919 conta già circa 10.000 iscritti. L'anno dopo, nel 1920, ne conta circa 30.000. Un elemento centrale, appunto, l'ossatura, sono in parte i braccianti o comunque i lavoratori legati alla Federterra. Ma a fianco a questa Camera, che ha la sua, diciamo così, la sua forza, questa Camera confederale, soprattutto a Pontedera e nell'area retrostante Pontedera, c'è quella che è la vecchia Camera del Lavoro, che è di matrice anarco-sindacalista e che continua ad avere una forza di attrazione notevole verso alcune categorie centrali di lavoratori, tra i quali, attenzione importante, le fabbrichine, ossia le lavoratrici dell'industria tessile impiegate per lo più nella Ponte Corvo. Si parla di 2.000-2.500 lavoratrici. La vecchia Camera del Lavoro, appunto, continua ad avere presa verso, ad esempio, questo segmento lavorativo o verso i metallurgici di Pontedera, barrocciai, navicellai. Quindi occorre tenere presente due realtà, due poli di attrazione, così come c'è a Piombino un polo di attrazione forte costituito appunto dall'organizzazione di matrice anarco-sindacalista, e allo stesso tempo questa è un'area che tra il 1919 e il 1920 è caratterizzata da un numero di scioperi, ma anche elevatissimo, non tanto occupazioni di fabbriche, quanto lunghissime vertenze, e allo stesso tempo si ricorda l'aspetto, in caso della provincia di Pisa, dove si verificano casi di occupazione delle terre. Ora, perché l'ho voluto richiamare anche questo aspetto? Il fascismo pisano tende a muoversi fino a giugno del 1921, dal novembre-dicembre 1920 a giugno-luglio 1921, soprattutto in alcune direttrici. L'area, cioè la direttrice che va da Pisa a Pontedera e la zona retrostante Pontedera, l'area appunto della Boracifera, Larderello, Volterra, e un terzo direttrice che è quella del sud della provincia e in particolare Bolgari, Castagneto, Carducci. Queste sono le tre direttrici principali, mentre per quanto riguarda Piombino, gli interventi saranno ben più limitati da parte dello squadrismo in questo momento. Ci sono più ragioni, alcune secondo me vanno ancora indagate maggiormente. Una delle ragioni, sicuramente la conosciamo, è la presenza di un corpo di lavoratori fortemente politicizzati, ma anche legati a una matrice appunto sovversiva, anarchica, che tende maggiormente all'azione rispetto alla componente socialista più forte in altre aree. Ma non è solo questo, a volte si dimentica che in realtà Piombino per tutta la prima guerra mondiale è stata governata da un'amministrazione socialista che appunto governò la città molto bene anche sotto il profilo dell'assistenza appunto conservando quantomeno un certo grado di consenso forte tra la popolazione e di capacità anche oppositiva rispetto alla sempre più alta politica reazionaria messa in essere dopo il 1917. Un altro elemento importante per capire le direttrici d'attacco sono anche queste: se il movimento dei lavoratori è un movimento molto forte organizzato tra questi due soggetti, va ricordato ovviamente che alle elezioni amministrative dell'autunno del 1920 la provincia vede 26 comuni su 42
vinti dai socialisti, cioè 26 amministrazioni socialiste su 42. Soltanto 9 vanno ai liberali democratici, che accolgono, attenzione, le pulsioni dello squadrismo. Sono soprattutto quello pisano a legami, intendo quello della città di Pisa, legami molto stretti con lo squadrismo locale. 9 vanno ai liberali democratici, 5 ai popolari e 2 ai repubblicani. Allora, appunto, con questa geografia elettorale delle amministrative del 1920 si può, come dire, introdurre alcuni elementi intanto relativi alla strutturazione, alla geografia del fascismo pisano e poi a quello che sono, diciamo così, il ciclo delle violenze fino all'agosto del 1921. In questo senso, per quanto riguarda il caso di Pisa, il fascismo gioca la sua, come è già stato osservato, la sua capacità offensiva non sul terreno sociale, ma sul terreno amministrativo, almeno all'inizio ovviamente. Ad essere messo in pratica è un po' nell'autunno del 1920 è un po' il modello Bologna, cioè il modello Palazzo d'Accurzio. Perché? Perché possiamo dire, nonostante si verifichino già delle violenze fasciste nell'autunno del 1920, quello che viene considerato l'atto fondativo da parte degli stessi fascisti di questo ciclo di violenze è proprio l'attacco al Consiglio Provinciale pisano il 4 dicembre del 1920. Il Consiglio Provinciale è un consiglio a prevalenza socialista che segna, attenzione, la città di Pisa è governata dai liberali democratici. C'è questa discrasia tra la città di Pisa e quelle che sono molte delle altre città pisane e i borghi rossi. Il Consiglio, primo evento soprattutto che assurge nella simbologia fascista come l'inizio della crescita, è quello appunto l'attacco al Consiglio Provinciale il 4 dicembre. Cioè si occupa la zona antistante e allo stesso tempo la sala consiliare. Il prefetto deve rinviare l'inaugurazione, la prima seduta al 14 dicembre, e anche in questo caso non si riesce a svolgere i lavori. Vero è che quello, ripeto, atto così simbolicamente forte, è seguito già a partire dal gennaio del 1921 da un ciclo di violenze che aumenta progressivamente fino al maggio del 1921, che sappiamo essere quello delle elezioni politiche, un momento centrale di radicalizzazione dell'intervento fascista nei territori. E allora tra gennaio, vorrei brevemente ricordare i principali eventi, tra gennaio 1921 e maggio 1921, tenendo presente appunto che, come vi dicevo, se nel gennaio del 1921 nel caso della provincia di Pisa esistevano 3 fasci, cioè quello di Pisa, Larderello e Piombino, al 31 maggio ce n'erano il doppio, ce n'erano quindi 6, a luglio erano arrivati 10. Se andiamo a vedere la distribuzione di fasci o di nuclei fascisti, sono esattamente le zone che vi dicevo prima, cioè Pisa città, il Volterrano, dove ha un ruolo centrale appunto Gino Riconti, che mette insieme in sé sia proprietario terriero, che viene da Firenze, ho legami forti con Firenze, è imprenditore ed ha gestito le prime occupazioni dal maggio, gli scioperi del maggio 1920, con già al tempo la serrata di 5 mesi della boracifera e nel frattempo la costruzione del fascio di combattimento. Ma nel territorio appunto, oltre all'Arderello, altra figura centrale del primo squadrismo è un altro esponente dell'aristocrazia terriera,
a Bolgheri ed è della Gherardesca o nella zona della Piana Pisana. Domenico Serlupi, che è stato ricordato stamattina. Se andiamo a vedere gli atti più importanti di questa fase tra gennaio e maggio, appunto, bisogna ricordare che dopo le elezioni, appunto, dopo la mancata convocazione del Consiglio Provinciale, iniziano gli attacchi ai Borghi Rossi, il primo assalto a Cecina, e uno degli eventi chiave di questa fase è proprio lo sciopero generale che viene proclamato nel marzo del 1921 dopo la morte di Spartaco Lavagnini. In questo caso in provincia vengono proclamati 4 giorni di sciopero. È un momento centrale perché segna un salto ulteriore nella violenza fascista, perché proprio durante questo sciopero generale gli squadristi attaccano i manifestanti in vari punti della città di Pisa, a Pontedera, a Cascina, e proprio il marchese Sterlupi, perché quello che è importante anche è che molte di queste figure non sono finanziatori e basta dei fasci, agiscono in prima persona. Il marchese Sterlupi punta con l'auto direttamente contro la sede delle organizzazioni socialiste di Navacchio. Ne seguono vari incidenti poi nella villa Serlupi e un morto tra i comunisti. È uno degli eventi chiave di questo momento. Successivo, e sempre del marzo del 1921, è un evento spesso ricordato ed è l'uccisione a Ponte Moriano di Tito Menichetti, del fascista Tito Menichetti. Diventerà, e questo è importante come sappiamo, uno dei primi martiri del fascismo pisano, la cui morte verrà utilizzata come pretesto in qualche maniera sia per inscenare al centro della città la forza del fascismo, la simbologia fascista. Attenzione, gli squadristi in questo caso sono la morte di Tito Menichetti è seguito il funerale da tutta la classe dirigente liberale, dal movimento studentesco che è un elemento centrale, lo era stato nell'interventismo, lo è ancora nello squadrismo pisano, e diventa, ripeto, un momento fondativo della memoria, della simbologia fascista. È proprio dopo la morte di Tito Menichetti che si costituisce, tra l'altro, il fascio femminile, che vede la partecipazione di 2 figure coinvolte poi nell'assassinio del dirigente socialista Carlo Cammeo. Parlo di Mary Rosselli Nissim e di Giulia Lupetti, figlia di un ufficiale. Ora, il dato interessante su cui spero di poter riflettere anche, ciò che si verifica nel 1921 ed anche un drammatico scontro, un violento scontro tra elementi di origine ebraica cittadina che si trovano su campi opposti. Cammeo era di origine ebraica, Mary Nissim Rosselli, figlia di una importante dinastia, tra l'altro, di tessili che si unirà con i Pontecorvo. Ora giocano un ruolo importante appunto nell'uccisione di Carlo Cammeo, verranno assolti, il padre di Carlo Cammeo si costituirà parte civile per continuare la battaglia dopo l'assoluzione, ma ciò che è importante in questo, diciamo così, elemento così delicato di scontro tra figure, personaggi centrali di origine ebraica, e quanto avverrà nel mese di maggio del 1921, cioè in quei 15-20 giorni che precedono le elezioni, in cui in seguito all'uccisione per esempio del fascista Pacino Pacini, i fascisti pisani devastarono la sede della Camera del Lavoro Confederale e tra i fascisti arrestati risultava proprio Flaminio Pontecorvo Di Giacomo.
Sono, ripeto, storie drammatiche che si intrecciano, vicende personali che si intrecciano, ma il 2 e il 3 maggio, e questa vicenda è la prima di un maggio di violenza che vede le squadre muoversi, sostanzialmente le squadre fasciste, nelle direttrici appunto di colpire Camere del Lavoro, Cascina, a guida socialista, attenzione, tutte le amministrazioni socialiste che stanno lungo la strada tra Pisa e Pontedera. Non solo, maggio vede intimidazioni e aggressioni del sindaco di Suvereto, oppure a Bolgheri, zona di controllo del conte Giuseppe della Gherardesca, alla guida di 14 fascisti, si reca nell'abitazione di un socialista alla ricerca di una bandiera rossa e fa bruciare poi tutto il materiale trovato in piazza. Ma anche appunto violenze nelle zone di Larderello, Pomarance, Castelnuovo, Volterra. Il finito, diciamo così, il post elezione, che comunque anche in questo caso segna la vittoria delle sinistre, se si tiene conto dei voti socialisti e dei voti raccolti dai comunisti. Le violenze a giugno continuano ad essere a un livello altissimo e tendono a dare in tre direttrici, cioè Campiglia, la rossa, e il circondario, sempre Volterra e il Volterrano, e la zona del bracciantato rosso interno, vicino a Pontedera, cioè Fauglia, Palaia, Montefoscoli, sono tutte quelle aree dove si erano verificate anche appunto la zona di Fauglia, Palaia, Montefoscoli, l'occupazione delle terre. Il, come dire, difficile, chiaramente non posso ricostruire i moltissimi atti e le moltissime scontri anche, non soltanto De Felice ricordava che solo nel tra il gennaio e l'8 maggio del 1921 a Pisa si erano verificati ben 44 casi di scontri tra socialisti o comunque elementi di sinistra e fascisti, giusto per dare la misura anche. C'è un livello che fu toccato da Mantova, Reggio Emilia, quindi tra il tasso, diciamo così, di violenza, di scontri più alto. Una cosa, evitando appunto di ricostruire ogni singolo atto. Sì. Un elemento solo che voglio richiamare nel caso della provincia di Pisa. Già De Felice aveva ricordato come in quest'area era più così. Era stato possibile rintracciare una documentazione significativa su quelli che sono gli elementi di simpatia o connivenze tra magistratura, esercito, forze di polizia rispetto ai fascisti. Ora, solo per accennare, ripeto, in quello che è il mese successivo al patto di pacificazione, due eventi che danno la misura di quello che appunto di queste simpatie, di queste contiguità oppure addirittura di interventi diretti. Il 7 agosto del 1921, per esempio, carabinieri ubriachi devastano il circolo comunista di Pontedera e i carabinieri asportano la bandiera rossa. Si aveva già avuto moltissimi casi di ufficiali implicati o vicini, ma un gesto, come dire, l'intervento diretto dei carabinieri nel circolo comunista, appunto, è un evento altro rispetto a questi. Peraltro, agosto, quell'agosto di pacificazione teoricamente, vengono segnalati preoccupanti condizioni di ordine pubblico a Terricciola, dove si lamenta appunto la condotta partigiana del brigadiere comandante locale della stazione dei carabinieri. E così è per altri luoghi. Qui aggiungo solo una cosa, che in qualche maniera, nonostante appunto il tasso di violenza sia enorme nell'estate, secondo molti degli studiosi,
diciamo così, il momento più alto del movimento socialista o comunque di opposizione al fascismo si verifica proprio nel marzo del 1921, cioè prima di queste elezioni. Ciò che va tenuto presente è che non soltanto, diciamo così, la costituzione del fascismo pisano significa anche che, con quelle figure richiamate in questo caso, che nel momento della crisi economica che coincide sostanzialmente con questi fatti richiamati, livello di disoccupazione sale, l'inflazione sale e quant'altro, comunque queste figure chiave come Ginori Conti utilizzano la leva della disoccupazione, dei bassi prezzi o appunto dei licenziamenti mirati di figure politiche, cosa che avviene anche alla Saint-Gobain, per intrecciare su più piani quello che sono tipi di violenze diverse. Qua mi fermo, grazie. Grazie mille a Emanuela Minuto, mi sembra sia venuto fuori un quadro veramente molto ricco, è riuscita a tenere insieme, appunto a intrecciare questi vari piani, e vabbè, mi colpiva quest'area molto variegata del Pisano con una struttura geografica sociale molto articolata e anche interessante forse da riprendere in separata sede quella divisione degli esponenti, non è l'unica Pisa, perché avevo studiato Modena e in questo primo fascismo ci sono queste figure di martiri, no? E questo però non ci sorprende, perché sostanzialmente c'è una mobilitazione, una partecipazione degli elementi ebraici nel primo fascismo molto evidente e anche molto accentuato in varie aree. Chiamerei a questo punto, forse teniamoci le molte sollecitazioni che questo contributo ci ha mosso, per passare al secondo caso, appunto, quindi Andrea Ventura. Guardavo il titolo, La Toscana nord-occidentale. Andrea Ventura è direttore, se non sbaglio, dell'Istoreco, cioè l'Istituto Storico della Resistenza all'Età Contemporanea di Lucca, e quindi gli lascio la parola per questo quadro sulla Toscana nord-occidentale. Sempre 25 minuti. Sì, grazie Emanuela per essere stata nei tempi. Grazie agli organizzatori, grazie in particolare a Roberto Bianchi per l'invito, molto gradito. Anch'io ho sbagliato titolo, e spero di stare nei tempi. Io cercherò, mi concentrerò sul caso di Lucca, della provincia di Lucca, per tentare di dare alcuni suggerimenti di interpretazione generale dei temi di cui ci stiamo occupando. Inizierò anch'io da una citazione, come ha fatto stamani Matteo Mazzoni. Cosa sono i fascisti? Un grosso e pacifico borghese, arricchito dalla guerra, dice che siamo teppisti. Una nobile donna dice che siamo bravi ragazzi un po' vivaci. Un sovversivo dice che siamo questurini. No, cari signori, i fascisti sono la parte migliore della gioventù sana, strafottente, pronta a tutto, di niente timorosa. Noi non siamo con nessuno, siamo noi. Ogni partito è legame. Ogni partito costituisce in piccolo una burocrazia. I partiti sono la morte dell'idea, perché la mettono a dormire nei verbali. Noi siamo la pratica, l'attuazione dell'idea. Abbiamo una sola qualità, quella di agire senza esitazione, senza vigliaccheria. Vogliamo che le istituzioni attuali statali siano alla pari con i tempi. Noi vogliamo che il popolo goda dei suoi diritti e non sia truffato né dai preti neri né dai preti rossi, né dai filosofi né dai demagoghi. Non vogliamo dittature, né quella del denaro né quella dei calli. Non vogliamo binari, non vogliamo palliativi, che sappiamo bene che si risolvono in interrogazioni al ministero. Queste sono alcune riflessioni proposte dal fascio di Lucca, il primo che si costituisce in provincia ufficialmente il 26 ottobre del 1920, e quello che diventa poi riferimento organizzativo di tutto il circondario, riferimento organizzativo, politico, militare soprattutto. E spiega con queste parole la propria identità.
Il primo segretario è uno studente di medicina, si chiama Goffredo Pieri. È una piccolissima organizzazione che è fatta da studenti, da impiegati, da commercianti, c'è anche qualche operaio e due ferrovieri. È subito attraversato da dissidi interni, che non sono dissidi politici in realtà, sono dissidi per cercare di prendere finanziamenti da Milano, sono dissidi per conquistare la leadership del movimento, è un beghismo prima del beghismo. Il lessico, la simbologia e l'ideologia dei primi fascisti lucchesi si richiama direttamente a Sansepolcro e al Mussolini del 1919. Quindi si presentano come rivoluzionari, democratici e promotori di diritti sociali, a fianco di tutti i lavoratori. Si sono antiimperialisti, dicono, antisocialisti e anticlericali. Quello che capiscono subito è l'importanza delle masse per le nuove forme della politica e si definiscono l'antipartito. In realtà sono un partito nuovo, un partito militarizzato, organizzato nazionalmente, decisamente moderno, con già un organismo dedicato alla raccolta fondi, un organismo dedicato invece alla propaganda, le sezioni locali. Le masse aderiscono in questo periodo, lo sappiamo, in Toscana soprattutto al Partito Socialista e al Partito Popolare. Perfino a Lucca, una città in cui il movimento operaio aveva avuto delle tradizionali difficoltà a diffondersi, in cui aveva avuto sempre la meglio il clericalismo, il tradizionalismo, il conservatorismo, si sviluppano le leghe operaie, soprattutto le leghe popolari, le leghe che appunto facevano riferimento al partito di Sturzo, alla sinistra del partito di Sturzo. L'espansione delle leghe inizia a partire dal 1919, soprattutto nelle campagne formate dalla piccola proprietà e dalla mezzadria. Invece l'espansione organizzativa del Partito Socialista è organizzata soprattutto nelle periferie, dove era più lunga e consolidata la tradizione di queste forze politiche, il grosso quindi in Versilia e in Val di Nievole, ma anche nel distretto tessile della Valle del Serchio, soprattutto quello compreso tra Ponte Amoriano e Fornaci di Barga. Il primo obiettivo dei socialisti è staccare le masse dalle organizzazioni socialiste e dalle organizzazioni anarchiche, colpire i centri dell'aggregazione sociale, militanti più impegnati. È lo squadrismo compreso tra l'inverno del 1920 e il maggio del 1921, come ricordava Emanuela Minuto poco fa, che anticipa e rende possibile l'organizzazione politica dei fasci di combattimento. Prima lo squadrismo, poi l'organizzazione politica. Anche qui non esistono due fascismi, quello delle origini rivoluzionario, democratico e giacobino e quello che nasce nell'inverno del 1920-21, antioperaio, agrario e squadrista. La continuità è forte, il fascismo è uno solo. Gli stessi uomini che formano il fascio di Lucca, che richiamano il manifesto di Sansepolcro, sono i protagonisti della prima azione squadrista in città il 14 dicembre 1920. Proprio dopo aver partecipato a quell'interruzione dell'insediamento del Consiglio Provinciale a Pisa, appena richiamato da Emanuela, i fascisti lucchesi, pisani e senesi decidono di portarsi nel centro di Lucca, in piazza San Michele, dove è previsto un comizio proprio socialista contro l'abolizione del prezzo politico del pane. Quindi i fascisti vanno lì a fianco appunto di una retorica per un ritorno al liberismo contro le esigenze portate avanti dal Partito Socialista su un tema così centrale come il prezzo politico del pane. Quindi i fascisti si professano rivoluzionari, ma in piazza sono a fianco degli esponenti appunto in quel momento di Giolitti per l'abolizione del prezzo politico del pane e sono a fianco dei rappresentanti dello Stato quando scoppiano i tafferugli a sparare contro la folla, contro gli operai, contro i socialisti. Proprio si intendono senza nessun ordine in tal senso di sparare contro la folla. E il risultato di quel pomeriggio sono diverse decine di ferite e poi due morti completamente estranei ai fatti, due anziani. Dopo l'eccidio si impone a Lucca Carlo Scorza.
Alla guida del fascio lucchese è quindi questo futuro RAS della provincia. È un immigrato calabrese, volontario di guerra, tenente dei bersaglieri e poi degli arditi. È diplomato in ragioneria, ma non ha nessuna intenzione di fare il ragioniere. Non appartiene certamente alle élite lucchesi contro le quali scaglia la propria retorica. Una retorica appunto antiborghese e nazionalpatriottica. La sua iscrizione risulta, secondo le carte della segreteria particolare del Duce, proprio il 14 dicembre 1920, ma probabilmente è un artificio dello stesso Scorza, che è sempre molto attento a costruire il proprio mito. Però il fascismo lucchese in particolare e ogni movimento politico in generale deve essere compreso non soltanto da quello che dice, dai manifesti, dagli articoli di giornale, dai comizi, dal linguaggio, ma anche appunto dalla pratica, dalle forme della politica, dagli obiettivi che si pone. Quindi il fascismo, anche se osserviamo meglio il suo lessico, esprime in realtà una politica ben precisa. È fin da subito imperialista, e anche il fascio di Lucca mostra nei propri articoli sul giornale locale, l'Intrepido, un'attenzione in particolar modo all'Adriatico, alla volontà di conquistare il Mediterraneo, già proprio dalla fine del 1920. È antisocialista, ma è anche antidemocratico. La lotta alla democrazia, soprattutto quella sindacale, è certamente un elemento decisivo fin dalle origini. Il movimento non è solo violento fin dall'inizio, è molto di più. La violenza è un elemento identitario, costitutivo del fascismo, è l'orizzonte proprio mentale, quotidiano dei fascisti. Il fascismo inizia a crescere nel momento in cui la conflittualità sociale stava scemando, lo hanno ricordato diversi interventi, quindi tra il 20 e il 21, non ci ritorno sopra, crisi economica, disoccupazione avanzano, il pericolo rivoluzionario è ben lontano. Quindi le elezioni amministrative segnano davvero una nuova fase politica. A Lucca vincono i popolari, i socialisti non riescono a entrare con un loro rappresentante nemmeno nei comuni di Viareggio e Capannori. Perdono anche le amministrazioni che già governavano, come Seravezza, che va in mano ai popolari, e Barga, che torna ai moderati. Gli unici risultati positivi sono in Val di Nievole. Queste elezioni a livello locale sono una sconfitta per i socialisti. Le élite locali si stanno riorganizzando e credono di poter usare il fascismo proprio in funzione antisocialista. Scorza si impegna per l'occupazione di alcuni ex combattenti, chiede e ottiene la loro assunzione alla manifattura tabacchi al posto delle donne. Sono loro che vengono licenziate, quindi esprime anche questo tipo di politica nel concreto, il fascismo fin da subito. Nel concreto favoriscono la ristrutturazione politico-sociale e antioperaia che si avvia dall'autunno del 1920. Nelle industrie vogliono che lo spazio sia lasciato ai trinceristi, ai combattenti, e patrocinano sempre il collaborazionismo nazional-patriottico. Non esistono padroni operai, dice Scorza, richiamando Mussolini. Esistono solo i produttori, scrive appunto sull'Intrepido. Un'opposizione binaria che inizia a funzionare quando cresce la disoccupazione, la crisi economica, insomma quella cornice sociale di cui ho parlato. Dall'autunno del 20 la crisi ovviamente non è solo delle forze sindacali, ma anche delle sinistre. Il socialismo italiano, ma anche quello lucchese, che è in attesa dell'autodecomposizione del capitalismo, è giunto a un binario morto. Anche i socialisti lucchesi hanno parlato molto di rivoluzione, ma la loro pratica è stata decisamente democratica. Lotta elettorale e parlamentare, costruzioni di reti associative, case del popolo, leghe, richiesta di diritti sociali e civili. Ma sono anche in crisi i repubblicani e i popolari di sinistra, che sono in parte schiacciati dalle destre dei rispettivi partiti e in parte incapaci di analizzare i veloci mutamenti del dopoguerra, proprio come i socialisti. Intanto gli squadristi silenziano e distruggono le organizzazioni operaie. Qui a Lucca e in provincia lo squadrismo è un fenomeno urbano che si proietta contro le campagne, che doma le campagne ribelli, la città violenta che sottomette la campagna.
anche qui desertificazione delle leghe socialiste e poi popolari, e proposta di tornare alla vecchia mezzadria classica, l'unico strumento per salvare i valori italiani, secondo il fascio di combattimento di Lucca. Possiamo dire che, appunto, intorno al tornante elettorale del maggio del 1921, Scorza e il fascio di Lucca in realtà hanno già conquistato buona parte della provincia. Prima hanno conquistato il capoluogo e poi, soprattutto, tra il marzo e il maggio del 1921 riescono a conquistare anche le periferie, appunto, che erano segnate da una presenza più forte del mondo socialista e anarchico. Non è per niente irrilevante sottolineare un elemento che è emerso fin dalle prime analisi storiografiche del secolo scorso ed è centrale per capire la rapida diffusione del fascismo in questa zona. Tra i primi fascisti ci sono ufficiali dell'esercito, carabinieri, proprio che fanno parte del fascio, il figlio del questore Carlo Grazioli. La scuola ufficiali e sottufficiali di complemento, in particolare, è una specie di succursale fascista. Già nel dicembre del 1920 è fortemente presente la propaganda fascista. Leggiamo una lettera scritta da uno dei fondatori del fascio di Firenze, Enzo Lascialfare, alla Direzione Nazionale dei Fasci. È proprio poche ore successive al 14 dicembre del 1920. Carissimo Pasella, come avrà certamente saputo a Firenze, io sono alla scuola allievi sottufficiali di Lucca. Ed è inutile che le dica che la mia attività di vecchio fascista non è terminata sebbene soldato. Anzi, il tenente aiutante maggiore Carrara Orazio, sapendomi fascista, mi ha chiamato per fondare un fascio segreto tra gli allievi sottufficiali. Dopo alcuni accordi fra di noi, per solo merito dell'ottimo e valoroso tenente Carrara, il fascio segreto è costituito con 300 allievi su 370 soldati complessivi. Ecco, probabilmente le cifre sono gonfiate da Lascialfare, però da un'indagine di polizia viene confermata proprio una presenza radicata del fascismo nella scuola sottufficiali di Lucca. Le uniche difficoltà serie che ha trovato Scorza nella sua affermazione sono stati soprattutto in Versilia, nella Valle del Serchio e in Val di Nievole, ma mi vorrei soffermare velocemente soprattutto sulla Valle del Serchio. Sulla Valle del Serchio avvengono diversi appunto episodi di violenza antifascista, come l'uccisione di Menichetti, ancora una volta richiamato da Emanuela, che avviene proprio a Ponte Amoriano, che fa parte di questa zona della Valle del Serchio. È qui che il pisano viene ucciso da un operaio mentre era di guardia ad un camion durante appunto un'incursione in paese. Invece il 22 maggio è la data dei fatti di Val d'Ottavo. Dopo aver inaugurato il fascio locale, un camion fascista viene raggiunto da un grosso masso e muoiono due fascisti, Nello degli Innocenti e Gino Giannini. Secondo gli antifascisti di allora, la memoria popolare, si tratta di una messa in scena di Scorza per poi favorire la repressione. Per le forze dell'ordine, per le magistrati e per i fascisti, invece, sono stati appunto i sovversivi, come li chiamavano loro. Sia come sia, nella Valle del Serchio, in Versilia, a Viareggio e in Val di Nievole non mancano comunque dei tentativi di risposta armata allo squadrismo, soprattutto tra il marzo e il maggio del 1921. Si tratta però di azioni reattive, per lo più non organizzate, spontanee e condannate per motivi diversi sia dal Partito Socialista ma persino dal Partito Comunista d'Italia. Quando si arriva alla fondazione degli Arditi del Popolo, quindi siamo nei mesi successivi, tra la fine del giugno del 21 e luglio successivo, in realtà appunto la parabola del tentativo una costruzione di un antifascismo armato in provincia di Lucca è già tramontato. Soltanto nella Toscana del nord, appunto, soprattutto l'Alta Versilia,
ci sarà un contributo a difendere Sarzana, alla costruzione degli arditi del popolo, al tentativo di una risposta armata di tipo paramilitare il 21 luglio del 1921, soltanto in quella zona lì. Ma sul territorio, appunto, questi laboratori sono già tramontati nel maggio del 1921. Però dobbiamo sempre ricordare un fatto importante che mi porta anche a me a mettere molto in discussione la categoria di guerra civile per il 1921 e per tutto il primo dopoguerra. Dobbiamo ricordare che la maggioranza del movimento operaio non risponde con le armi alle armi fasciste. Come risponde la maggioranza? Risponde con lo sciopero generale, con le collette di solidarietà, con i cortei, con i comizi, con le interpellanze parlamentari, davvero numerose. Non esiste nessun partito armato della sinistra, non esiste nemmeno nel 1921, perché i dirigenti rifiutano, nella sostanza, al di là dei proclami rivoluzionari, di costruirlo questo partito armato. Il movimento operaio lucchese, ma potremmo anche dire toscano e italiano, ha difficoltà nell'uso delle armi. Guarda certamente la rivoluzione russa con speranza, ma non segue quell'esempio nel concreto. Non costruisce una setta di rivoluzionari professionali, un partito armato per la guerra civile. La grande maggioranza del movimento operaio, e non solo i dirigenti di partito, rifiutano di combattere la guerra civile ricercata dal fascismo. Questo non esclude, come mostra anche questo convegno, che esistano delle geografie di violenze anche particolarmente dure, anche particolarmente cruenti contro i fascisti, l'esercito, i carabinieri, la Regia Guardia e i tutori dell'ordine in genere. Che esistano delle insurrezioni, delle violenze di folla e delle violenze a volte che hanno anche un minimo di organizzazione è indubbio, ma nel contesto del 1921 queste violenze e questi tentativi rimangono pur sempre minoritari nel contesto più generale delle prassi del movimento operaio. La difficoltà dell'uso delle armi è una difficoltà di lungo corso che rimanda a un problema davvero centrale della storia del movimento operaio. Quelle classi popolari che scendono in piazza hanno difficoltà a usare le armi, difficoltà che verranno superate soltanto molti decenni dopo, in quel contesto stravolto dalla Seconda Guerra Mondiale, dall'occupazione tedesca, dal collaborazionismo fascista e dei bandi draconiani della Repubblica Sociale Italiana. Allora sì, il movimento operaio nella sua interezza deciderà di partecipare, di appoggiare la guerra civile contro il fascismo. Sarà un'altra violenza e le armi serviranno anche per altri scopi. Vi ringrazio. Grazie Andrea Ventura per questo ricco contributo. In realtà sarebbe interessante riprendere varie cose e certamente appunto la prova sui di verifica dei territori ci permette anche di riflettere su ripensare le categorie, no? Quello della continuità dei due fascismi, questa della guerra civile, bisognerebbe riprenderlo, però non mi soffermo e chiamo grazie anche per essere rimasto nei tempi, anche qualche minuto in anticipo, e chiamo Stefano Bartolini, ricercatore dell'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia. Il suo titolo è Anno Nero, ascesa del fascismo tra Prato, Pistoia e l'Appennino. Grazie Stefano. Sì, anch'io inizio ringraziando il Comune e gli organizzatori per l'invito e a differenza di chi mi ha preceduto in realtà vorrei partire da una nota di tipo metodologico. E io, come è stato detto, faccio parte dell'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia e avevo studiato a 15 e 10 anni fa la violenza fascista nel pistoiese su una commissione, su una collaborazione fatta dal Comune di Pistoia con l'Istituto Storico della Resistenza, con l'obiettivo appunto all'epoca prima di tutto di censire questa violenza e di capire come questa violenza in realtà funzionasse dentro l'avvento del fascismo, no? Per concluderne che in realtà
una differenza tra violenza, fra storia della violenza e storia della politica non c'era nel caso del fascismo, perché un fascista fa politica facendo violenza, uno squadrista in quell'epoca, le due cose sono completamente sovrapposte. E però poi quando mi è stato chiesto da Roberto di fare questa relazione quest'anno, mi ha detto ma mi parli anche di Prato e di quell'altra zona, io mi sono trovato ad approcciare questa cosa in una maniera, in un modo comparativo, e qui infatti mi hanno interessato alcune cose anche dette stamani da Baravelli, che in realtà poi a pensarci non è il modo adatto, o meglio io mi sono trovato inevitabilmente a dover affrontare questa analisi in maniera comparativa, perché Prato e Pistoia, sapete, sono due realtà con una forte identità, sono due società locali nel senso pieno del termine, con due tradizioni storiografiche locali di studi molto forte. Progressivamente sono diventate anche unità amministrative a sé stanti. In quest'epoca, però, questo l'ha ricordato, stiamo dentro alla provincia di Firenze. Pistoia poi ha un suo circondario con un sottoprefetto, Prato sta un po' sotto, c'è un mandamento con il commissario prefettizio, però stiamo dentro alla provincia di Firenze. Poi ci saranno le province di Pistoia, in tempi storici hanno più recenti, ci saranno quelle di Prato. E, però, appunto, qui intanto c'è un'unica unità amministrativa per il tempo. Però noi ormai studiamo Pistoia, studiamo Prato, la stessa Firenze a volte non allunga lo sguardo sulla piana da questo punto di vista. E altra cosa, che non è un dettaglio, Prato e Pistoia sono la stessa diocesi al tempo, che vuol dire che hanno un solito vescovo, che vuol dire che il movimento cattolico ha delle inevitabili ricadute di questo tipo. Ma poi ci sono anche dei dati di tipo proprio socio-economico che ora vi illustro. Per cui in realtà questa relazione nasce un po' come un ibrido, io comparerò i due casi, però credo che l'obiettivo in futuro dovrà essere arrivare ad una storia che supera questo elemento, e credo che anche dalla comparazione capirete che in realtà sì, ci sono delle specificità, però dentro a quello che è un quadro di insieme che a me sembra unitario, in realtà le piccole specificità sono in realtà differenze di tempi, ma dovute a fattori proprio contingenti e che non vanno molto più in profondità. E intanto appunto l'area, Prato, Pistoia e gli Appennini. Pistoia all'epoca città di circa 30.000 abitanti, ancora in gran parte racchiusa nelle sue mura, ha già da inizio Novecento la fabbrica che poi diventerà un po' il simbolo del Novecento, la San Giorgio, che poi diventerà la Breda, che esiste a tutt'oggi e si chiama Itachi. Sulla montagna pistoiese, lungo la via Granducale, nelle valli che si aprono intorno alla via Granducale, già ci sono le realtà industriali che la contraddistinguono proprio per tutto il Novecento, ci sono le cartiere alla Lima e poi ci sono gli stabilimenti della SMI, Pappagliati, a Mammiano, a Limestre e nel paese di fondazione che viene costruito dalla SMI all'inizio del Novecento, che è il Campo Tizzolo. Prato, città che ha già il doppio degli abitanti all'epoca di Pistoia, siamo intorno ai 60.000-56.000, ha già il suo tessuto tessile già segnato da, come dire, una polverizzazione di piccole e medie imprese, più il fabbricone, la grande fabbrica che segnerà la storia di Prato e della conflittualità sarpratese, più l'allungo, un'altra volta sugli Appennini, nella Val di Bisenzio, dove ci sono altri uffici tessi. E fin qui le potremmo forse anche tenere divise. Poi di mezzo c'è una cosa che è la piana. E la piana è un'unità. La piana in quel momento è un'interrotta fila di appoderamenti, dove prevale il sistema mezzadrile, anche se non è schiacciante come in altre zone della Toscana, una bella presenza di piccola proprietà coltivatrice diretta, appoderata a sua volta. C'è il sistema di fattoria mezzadrile, ma non è prevalente, perché quello che è forte è la polverizzazione proprietaria, cioè sono le classi abbienti di Prato e di Pistoia, più delle volte, che hanno campi dati a mezzadria, o addirittura qualche contadino un po' più ricco che ha dei sottocampi dati a mezzadria. E lì non c'è un confine fra Prato e Pistoia, tant'è che, e la cosa è anche buffa, lì agisce e è fortemente radicato il movimento contadino di tipo cattolico, con il movimento delle casse rurali, le leghe bianche, con un grande organizzatore che è Dolce Cavelli. Dicevo, la cosa a volte è buffa perché nella storiografia pratese, nella storiografia pistoiese, questo Dolce Cavelli appartiene a entrambe le città, se andiamo a leggere, perché per i pratesi è l'organizzatore delle leghe bianche nel pratese, per i pistoiesi è l'organizzatore delle leghe bianche nel pistoiese, forse è l'organizzatore delle leghe bianche nella piana. E dobbiamo cambiare il linguaggio, dobbiamo, come dire, l'ambiente, no? La geografia, diceva Stanley Baravelli, è un elemento che forse lo dobbiamo un attimino inquadrare da questo punto di vista. Non è assente, dicevo, il sistema di fattoria, non è nemmeno assente la Federterra, ci sono dei primi tentativi di organizzazione socialista dei mezzadri,
e non hanno la forza che avevano nel secondo dopoguerra, ma ci sono. I socialisti e poi i comunisti sono in massa presenti invece nelle realtà industriali, quindi nelle due propaggini appenniniche della montagna pistoiese della Val di Bisenzia e a Pistoia a Prato. E, dopodiché queste classi popolari, ceti rurali e ceti operari, sono ininterrottamente mobilitate, se si va un po' più in profondità, dall'inizio del Novecento almeno, con un andamento non lineare ma crescente. Questo lo misi già in rilievo al convegno sul 1917, che è quello che si chiama un po' il movimento degli scioperi, che poi trova ricadute concrete nella costruzione di quel tessuto associativo che i fascisti distruggono, le camere del lavoro, i circoli, le cooperative e quant'altro. Ci sono già state ondate di scioperi, c'è stata una forte ondata di movimento neutralista, ci sono state forti ondate di contrattazione, manifestazioni durante la guerra, c'è stata, un'altra volta la piana ritorna ad essere centrale, un forte movimento, in particolare delle donne nell'estate del 1917, che secondo me è retroterra poi immediato in questa zona del Biennio Rosso, che parte dalla Val di Bisenzio, con le famose marce della pace, guidato dalla compagna di Tettamanti, che poi è il leader della Lega Laniera della Val di Bisenzio, scende giù nella piana e si biforca. Da una parte va verso Pistoia e da quell'altra va verso Prato. Fino a qualche anno fa non ci eravamo mai accorto che era un movimento unico, fino a quando non è saltata fuori una relazione, una minuta dei carabinieri di Pistoia, come a tirare la palla nel campo dell'altra unità amministrativa, dice: no, ma le donne di Tobbiana, Aiano e Montale che marciano verso Pistoia in realtà sono istigate da quelle di Iolo che vengono da Prato. Quindi in realtà è evidente che qui stiamo parlando di un unico movimento che interessa un po' tutta la zona. E Strobino, segretario della Camera del Lavoro di Prato, segue le vertenze della Lega dei Tesseri di Pistoia durante tutta la Prima Guerra Mondiale. I fascisti in realtà, se andiamo a vedere, a maggior ragione. Cioè, i nomi di Dumini, Tamburini e Dino Peroni e compagni, noi li ritroviamo continuamente nelle cronache, sia pratesi che pistoiesi, delle azioni e delle incursioni più incisive dal 20, ma soprattutto dal 21, fino a tutto il 22. E, poi, da un punto di vista politico, come è suddiviso questo territorio? I socialisti dominano soprattutto appunto nelle zone industriali, nelle due città, mentre i cattolici sono più forti nella piana. Questo si vede, tra l'altro, riflesso precisamente nella ripartizione dei comuni durante le elezioni del 1920. Le due forze tra di loro non dialogano assolutamente. E, dopodiché, però, nel gennaio del 21 c'è già una prima differenza interessante. A Pistoia, sull'onda di un percorso locale che ha visto fin dal 15 radicalizzarsi la sezione giovanile del Partito Socialista, che progressivamente stromette i più anziani, al congresso di Livorno tutto il socialismo pistoiese, in modo maggioritario, passa compattamente nella fila del PCD, per cui la Camera del Lavoro ha un segretario comunista, che è Onorato Damen, che viene dalla Sicilia, il giornale, l'Avvenire, diventa giornale comunista, tant'è che dopo qualche settimana i socialisti incominciano a pubblicarne un altro, l'Avvenire Socialista. Tutta l'organizzazione a Pistoia passa nelle mani dei comunisti. A Prato no. A Prato c'è una frattura forte che comporta anche un di più polemico. Se a Pistoia le polemiche fra socialisti e comunisti sono quasi di maniera, a Prato invece è rovente. E questo crea anche problemi nel contrastare i fascisti. C'è una frattura netta, i comunisti sono maggioritari in Val di Bisenzio, non lo sono però in città, non prendono la Camera del Lavoro, non prendono il giornale, cominciano a costruire le proprie sezioni, si scontrano forte e non hanno un'unica strategia. Però la particolarità è che all'apparire dei fascisti, socialisti e comunisti pratesi dimostrano un tipo di reazione un po' più organizzata di quella pistoiese. Cioè, se a Pistoia, salvo in tutta la zona del pistoiese, salvo singoli episodi di qualche comunista, socialista o anarchico, perché poi a Pistoia c'è anche un buon insediamento anarchico, tant'è che gli anarchici pubblicano un proprio giornale in quegli anni di iconoclasta, e non è un movimento di massa ma hanno un buon insediamento urbano, però se a Pistoia le reazioni sono individuali, magari si risponde a un'aggressione perché si è armati o cose del genere, a Prato alla prima apparizione dei fascisti
socialisti si presentano a piazza, organizzati, e li mettono in fuga. E qui io volevo un po', cominciare a farvi appunto un po' una comparazione di cosa succede nel 1921 fra Prato e Pistoia. Ci rientrerà un po' meno l'altra parte, che è quella qui vicino di Larciano e Lamporecchio, che al tempo rientra nel pistoiese, non c'è la Val di Nievole che viene aggregata al pistoiese a fine anni 20, mosso un po' artificiale da Mussolini con la creazione della provincia. Qui a sua volta c'è un sistema di fattoria, e quindi è molto più forte rispetto alla piana, nonostante l'economia sia agricola, la presenza socialista, e molto più forte la reazione agraria, un nome fra tutti, i Poggi Banchieri, che poi diventeranno addirittura i dirigenti del Direttorio del Fascio di Pistoia. Allora, i due fascismi più o meno appaiono quasi in contemporanea. La prima notizia a Prato l'abbiamo il 3 dicembre del 1920 con questo fatto che vi ho appena raccontato, cioè una manifestazione in piazza del Duomo dei fascisti che cantano canzoni patriotti, che vengano, arriva un gruppo di socialisti, li schiaffeggia come se fossero dei ragazzetti e li mette in fuga. Dopodiché i socialisti si rendono protagonisti di fatti simili in quei giorni a Prato contro altri tentativi di gruppi di questo primo embrione fascista e presidiano il palazzo comunale contro qualsiasi pericolo di invasione. A Pistoia il fascismo appare il 25 dicembre del 1920, ne dà notizia il giornale dei liberali pistoiesi, Il Popolo Pistoiese, fanno una commemorazione per Oberdan alla Fratellanza Cittadina, si dice, e questo io già lo trovo significativo perché non si capisce perché si doveva dire, che si è svolta senza nessun incidente. E questa già dà l'idea del clima che i fascisti al solo evocarli, cioè si deve specificare che una riunione di commemorazione in una sala al chiuso si è svolta senza incidenti. Dopodiché il fascismo pistoiese ha una data ufficiale di nascita perché viene affisso il manifesto, o meglio ha due date perché su alcuni documenti è il 13, su altri il 22 gennaio, però nasce all'inizio del 21, però vedete vanno più o meno di pari passo. Sono abbastanza interessanti le prime azioni. A Pistoia la prima grande azione del fascismo viene fatta il 20 di febbraio del 21. In realtà gioca il ruolo un'altra volta la famosa trapiantazione. C'è un comizio della Camera del Lavoro, parla Onorato Damen, in piazza Garibaldi a Pistoia, la piazza tutto sommato vicina alla stazione, ci si arriva da un viale tutto dritto, e arriva un centinaio di fascisti alla stazione, in gran parte da Firenze, che danno manforte a circa 40 fascisti locali. Si presentano in piazza, per qualche motivo la forza pubblica si frappone e non li fa entrare in piazza. In realtà la piazza vede i fascisti, si spaventa e si svuota. Dopodiché i fascisti occupano simbolicamente il palco, fanno un corteo, fanno un comizio, poi tornano alla stazione, prendono il treno e vanno in un luogo inaspettato. Perché prendono la ferrovia, che noi oggi chiamiamo Corvettana, e invece di andare dove uno si aspetta che vadano, cioè alla Smia, in quelle zone lì, vanno a Corvezzi, un paese del primo Appennino pistoiese, dove cominciano a manganellare i contadini e tornano, passando per altri paesi che sono Valdibrana e Capostrada, tornano poi alla stazione di Pistoia, dove fanno altri incidenti e vanno via. Questa è la prima azione, e che sembra un'azione a bassa intensità, se non fosse che poi, studiando meglio cosa succede nelle pieghe del movimento contadine, dei movimenti popolari, quindi bisogna sempre un po' guardare le due cose, e a Corbezzi è in atto l'agitazione mezzadrile dei contadini di quel Philipson che ricordava stamattina Matteo Mazzoni. Quindi evidentemente fascisti fiorentini arrivano a Pistoia e vanno già ad eseguire un ordine agrario, cioè di andare a rimettere a posto i contadini di Philipson in agitazione per l'attuazione del patto mezzadrile. 19 e 20 sono stati segnati da grandissime mobilitazioni sia delle leghe cattoliche che delle leghe socialiste per i rinnovi dei fatti agrari. Questo attacco ai contadini di Corbezzi per tutto il 21 e 22 viene reiterato più volte, sempre nelle pieghe delle cronache locali, perché Corbezzi è una località di case sparse e montane, appunto una località di insediamento mezzadrile. A Prato invece cosa succede? A Prato non c'è a febbraio un esordio in grande stile del fascismo pratese, bisogna aspettare un po' di più, forse proprio perché appunto all'inizio hanno subito trovato, nonostante la frammentazione più forte delle organizzazioni socialiste e comuniste pratese, hanno trovato più resistenza, per cui i primi scontri ci sono nel febbraio a Comeana, un altro paese un po' fuori, e in realtà coinvolgono anche le forze dell'ordine, fanno uno scontro diciamo triangolare.
E poi a marzo a Carmignano, qui vengono uccisi due carabinieri vegi, si attribuisce la colpa ai sindacalisti socialisti e fascisti, pare che contribuiscano anche i fascisti venuti da Pistoia, vedete, e non li separiamo bene da Pistoia, da Firenze, vanno a dare una mano a quelli di Prato, distruggano e incendiano la cooperativa di Carmignano, poi quella di Comeana, poi quella di Poggio alla Malva, poi distruggono i circoli di Bacchereto e di Seana, vedete, fanno piazza pulita in tutta un'area che gravita intorno a Montalbano e non mancano di bastonare il sindaco di Carmignano, che sfugge anche al linciaggio, e altri dirigenti socialisti. Il fascismo a Prato poi appare in grande stile dopo aver fatto prova di sé fra febbraio e marzo, in questo modo, il 17 aprile del 21, quindi circa due mesi dopo che è apparso a Pistoia. C'è questa spedizione a Prato, ancora una volta appoggiata dai fascisti di tutta la piana, si invade il municipio, si distrugge la Camera del Lavoro, si incendiano dei circoli, si bastona ancora una volta socialisti e comunisti, si obbliga alcuni dirigenti ed eletti a firmare dichiarazioni di abbandono delle cariche, il classico repertorio della violenza fascista, che è già stato parlato prima di me, se ne parlerà ancora dopo, e che conosciamo. Pomeriggio vanno in Val di Bisenzio, ancora una volta spedizione grossa, non si limita in qualche modo a occupare simbolicamente la città, in questo caso con un surplus di violenza rispetto a quell'occupazione di febbraio a Pistoia, che era stata più simbolica, vanno in Val di Bisenzio e qui avvengono i fatti più gravi. Vaiano viene occupata, i fascisti arrivano con 14 camion seguiti, scortati, da una autoblinda dei carabinieri, quindi la connivenza è già immediata, si vede, la potremmo anche vedere su da Save già al 20, ma insomma qui è proprio palese. E in qualche modo scendono, spari, urla, grida, aggressioni, lasciano sul campo due morti e 13 feriti. Incendiano la Lega Maniera, la cooperativa di consumo e alcune case di dirigenti comunisti, fra cui quella del Tettamanti, che ricordavo prima, che è il leader della Lega Maniera della zona. Quindi in maniera ancora una volta mirata. Non è mai un attacco casuale. Tutte le volte che i fascisti arrivano in qualche paese, in tutte e due le zone, vanno a distruggere, a devastare, ad incendiare le case, sanno da chi andare. In alcune testimonianze che ora non ho tempo di citare, si sa anche dove hanno rubato i registri. Il paese vicino a Spazzavento, si fa un'incursione alla Casa del Popolo, sembra innocua perché non distruggono niente, poi portano via il registro. Tre giorni dopo tornano e vanno a casa di tutti i dirigenti socialisti e comunisti di Spazzavento, sistematicamente. E cerco di velocizzare. E a Pistoia invece la prima spedizione in montagna c'era già stata questo 17 aprile, però non era stata fatta a febbraio, la fanno due volte, 21 e 25 marzo, si comincia a girare la montagna per appendere manifesti contro la Fiume, si fa il giro un po' di tutti i paesi, le Piastre, Pracra, Pontefeti, Limestri, Mammiano, Campo Tizzolo, Cotigliano e tutta la zona dell'Asmi. Spesso per queste spedizioni è noto che i mezzi per raggiungere i paesi non raggiunti dalla ferrovia li dà il direttore dell'Asmi, Douglas Scott. Asmi, non l'ho detto prima, è in quel momento è la fabbrica degli Orlando, e gli Orlando sono protagonisti fin dall'inizio del Novecento di una forma di paternalismo autoritario particolarmente spinta, che li contraddistingue anche nel secondo dopoguerra, e vedono subito di buon occhio, anzi foraggiano immediatamente l'arrivo del fascismo, proprio perché questa manodopera mansueta della montagna, motivo per cui loro avevano messo la fabbrica in montagna, perché c'era la manodopera mansueta, tra l'altro la fabbrica a grande presenza femminile, si era improvvisamente da niente rivoltata nel 18, talmente rivoltata che un membro della loro aristocrazia operaio, un mastro dell'officina, rappresentante sindacale Savonarola Signori, diventa sindaco di San Marcello, prima socialista e poi comunista. Ci si avvicina alle elezioni e il 5 maggio del 21 viene a sua volta devastata la Camera del Lavoro di Pistoia, e dalle cronache sappiamo che in realtà sembra che i carabinieri nel devastarla furono più zelanti degli stessi squadristi nel distruggere la Camera del Lavoro di Pistoia. Dopodiché, cinque giorni dopo, il 10 maggio, si sequestra il segretario della Camera del Lavoro e nella cronaca locale il primo sequestro d'Amen, ma si va anche a Corbezio un'altra volta a rimettere in riga i contadini di Philips. No? E
Nel Pratese, sempre ad Aprile, ci sono vari casi a Poggiacaiano, però si segnala una prima aggressione a un prete, a Osella in Val di Bisenzio. A maggio si ritorna a Val di Bisenzio, ancora una volta, poi si continuano a distruggere vari paesi e varie organizzazioni. Si va avanti così con giugno. Nel luglio del 21 in tutti e due i luoghi c'è un'intensificazione delle azioni. Questo secondo me è un dato importante del 21, almeno in questa zona. Cioè c'è un primo inizio molto ben orchestrato con queste grandi spedizioni d'occupazione in momenti diversi, un'esplosione intorno alle elezioni del maggio. Nel luglio a volte si fatica a stare dietro a tutti i casi di cronaca che ci sono fra luglio e agosto. Giaconi per Prato ne conta 37 in meno di due mesi, dice sono più di uno al giorno fra luglio e agosto. E ci sono ferimenti. Ferimenti, dicevo, e anche, se non sbaglio, scusate, come lo devo vedere, no, questo è nel 22, ci sono ferimenti, c'è la disarticolazione completa di tutta l'organizzazione. Appaiono però ad agosto gli avvisi del popolo, più o meno contemporaneamente in tutte e due le realtà. Sono segnalati per i primi d'agosto, sono segnalati in conseguenza dei fatti di Sarzana, 21 luglio, se non sbaglio. A Pistoia arriva addirittura uno dei resistenti di Sarzana, che ha un nome un po' buffo, Isopo Papilio, e viene a organizzare gli arditi del popolo, trova subito alcuni aderenti, tra cui spiccano nomi che sono anche importanti per la storia pistoiese, Francesco Bardini, comunista, Tito Eschini, anarchico, o diciamo patriarca dell'anarchismo pistoiese, sarà addirittura esponente del Partito Comunista Libertario nei CLN del 45, insomma. E Isso del Moro, di cui sappiamo meno, ma sappiamo che poi sarà mandato al confino, da lì in manicomio, viene trovato impiccato nella sua cella nel 1928. E sono circa un'ottantina gli arditi del popolo organizzati a Pistoia. A Prato sono organizzati da Dino Saccenti, anche qui sono circa un'ottantina. E a Prato prendono anche abbastanza bene l'iniziativa. C'è uno scontro a settembre in Piazza Mercatale durante la fiera annuale, dove riescono a mettere in fuga i fascisti. In tanti paesi riescono in qualche modo a fare dei picchietti, addirittura a Prato si armano, a Prato si incomincia a radicare in qualche modo questa esperienza degli arditi del popolo in maniera debole e isolati dagli altri partiti, dai partiti della sinistra che non li sostengono. A Pistoia no. Pistoia, 17 di agosto, quindi circa 20 giorni dopo, Isopo Papilio è già arrestato e portato via, e i tre che ho menzionato prima, del Moro, Barghini e Schini, già il 2 di agosto vengano colpiti. Arrivano i fascisti da Firenze, appunto, che occupano Pistoia nei primi giorni di agosto, e c'è uno scontro e questi tre vengono feriti, tra l'altro i Barghini anche in maniera molto grave, con due colpi di pistola, poi Barghini diventerà una delle prede preferite dei fascisti per tutto il 22, con ripetute e ripetute aggressioni. E a metà agosto circa l'organizzazione degli arditi del popolo pistoiese è già completamente disarticolata. A Prato riesce a sopravvivere almeno fino alla fine definitiva delle organizzazioni socialiste e comuniste del Pratese, che è nel gennaio 22, dopo l'uccisione di Florio da parte appunto di un comunista. Quindi vedete che anche questa esperienza dell'ardita, a pochi chilometri di distanza, riesce a trovare o a non trovare impiantazione in funzione di accadimenti locali. Se noi generalizzassimo una di queste due storie, perché comunque a grandi linee ci segue quelle che sono le fasi dello sviluppo, ci torna che appaiono gli arditi a agosto, probabilmente commetteremo un errore, non daremmo il giusto peso agli elementi locali, ma forse vedremo anche qualcosa che non c'è. Ultima cosa, poi chiudo, è abbastanza interessante anche questo. C'è una sostanziale divaricazione temporale fra la definitiva affermazione sul territorio del fascismo pratese e di quello pistoiese. Ma anche qui, quindi a volte il caso nella storia gioca il suo ruolo, viene ucciso, come ho detto, Florio l'11 di gennaio da un comunista in via del Serraglio, in pieno centro a Prato. La reazione dello squadrismo pratese, Florio è il leader dello squadrismo pratese, è feroce, viene distrutto tutto, definitivamente la Camera della Vovina addirittura incendiata per essere sicuri che non possa riaprire dopo che era già stata distrutta.
cioè un'offensiva completa su tutti, i lati, si mettano in fuga, si costringano ad abbandonare i dirigenti, si cacciano da Prato, si distrugge completamente le organizzazioni socialiste e comuniste che da quel momento a Prato non costituiscono più un problema. Questo a Pistoia non avviene, o meglio avviene dopo. Questo a Pistoia avverrà nell'agosto del 22 come conseguenza della repressione dello sciopero legalitario. Però in entrambi i due casi, nonostante questa differenza temporale, quello che trovo significativo è che la vera e propria offensiva nei confronti dell'altro movimento che sta organizzando le classi popolari, le leghe bianche, in tutti e due i casi avviene sistematicamente, se hanno appunto casi che erano già avvenuti di piccole aggressioni, dopo la liquidazione di socialisti e comunisti. A Prato, da febbraio, si incomincia ad attaccare sistematicamente le organizzazioni cattoliche. A Pistoia da settembre si incomincia sistematicamente ad attaccare le organizzazioni cattoliche con una violenza che dura anche nel dopo marcia su Roma. Quindi vedete, gli andamenti sono abbastanza collimanti, differenze di pochi giorni, settimane, mesi in quello che è un quadro unitario, particolarità locali dovute a o casi fortuiti o questioni di impiantazioni. Resta secondo me di approfondire sia, come dire, questa maggiore combattività della sinistra pratese a fronte di una sua maggiore frammentazione rispetto a quella pistoiese, che invece è mansuetissima. Addirittura i comunisti pistoiesi scrivono sul proprio giornale: vedete, noi non si fa più cortei, non diamo noi a nessuno, perché continuate a prendervela con noi? Nel 1921, arrendevolissimi, considerando la retorica del Partito Comunista d'Italia del tempo. E poi chiudo su un'ultimissima nota. Matteo stamattina ci sottolineava di stare attenti, insomma, sulla divisione liberali fascisti. E piccola, forse più di un aneddoto, forse ci può dire molto su questo. E, a Pistoia il primo giornale dei fascisti è l'Azione Fascista. Comincia a uscire nell'agosto del 22. In realtà non è il primo giornale dei fascisti. Perché? Perché c'è questa cosa molto particolare, per cui sul Popolo Pistoiese, che ha come sottotitolo Organo della Democrazia Liberale Pistoiese, Organo della Democrazia Liberale Pistoiese, da marzo 22 dentro c'ha una pagina stampata a sé stante, titolata Cronaca Fascista, che gestisce direttamente il Fascio Pistoiese, che viene venduta come allegato interno al giornale. Quindi c'è un subgiornale ospitato dentro il giornale della Democrazia Liberale Pistoiese di cronaca fascista, che di fatto è più che un supporto da questo punto di vista. Quindi appunto questa divisione liberali o liberali, qui siamo oltre il fiancheggiamento ed è precocissimo. Marzo 1921 si dà voce ai fascisti a carta stampata, probabilmente assumendosene anche i costi, dentro il giornale della Democrazia Liberale Pistoiese. Vi ringrazio. Grazie a Stefano Bartolini, e anche qui tante cose che speriamo poi di riprendere nel momento della discussione. A me mi sono interessate molto le riflessioni iniziali su quanto è difficile tracciare la geografia, no? Perché io mi sono occupata di fascismo in provincia, ma per la parte successiva, e queste indicazioni, quando poi ci si confronta con lo studio dei territori, ci si rende conto che appunto i movimenti, no, non c'è questa separazione che segue poi le linee amministrative, e ci sono delle omogeneità, delle disomogeneità che ci in qualche modo si spingono a ripensare anche la ripartizione anche all'interno della regione, no? E allo stesso modo ci sono molti elementi anche di discontinuità dei due casi, quindi mi sembra anche che sia una sollecitazione su come poi questi studi locali, come li mettiamo insieme, no? Per trovare degli elementi di interpretazione più generale. L'interrogativo metodologico che hanno sollecitato molto gli studi sul fascismo in provincia, ora non lo vediamo applicato a questa prima fase, ma mi sembra che emergono con tutta la loro ricchezza.
Con Roberto siamo d'accordo che siccome siete stati tutti bravissimi ci possiamo permettere 10 minuti di pausa, eh? Quindi riprendiamo esattamente alle 10:45, così ci prendiamo un po' di tempo per toglierci la mascherina. Scusate, non è 10, io ho una sveglia alle 6, quindi ogni tanto dirò delle cose un po' inappropriate. 16:37, 16:45. Thank you.
Chiamo, invito tutti a riprendere i posti, così riprendiamo i lavori. Aspetto che arrivi qualcuno. Allora, penso che abbia fatto piacere a tutti a fare questa pausa. Io ho preso un caffè, quindi dovrei essere un po' più sveglia. No, mi fa piacere ora introdurre Adolfo Turbanti, che prende la parola e ci legge l'intervento di Ilaria Cansella, che sfortunatamente non può essere con noi per problemi familiari. Però Adolfo, credo che molti di voi lo conoscano, è un lungo collaboratore e ricercatore dell'ISGREC, dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Grosseto, che ci parla dello squadrismo del grossetano e in particolare dei fatti di Roccastrada. Sì, appunto, io mi ero iscritto a questo convegno perché ero parecchio interessato agli argomenti e anche a relatori che ovviamente non conoscevo tutti, ho avuto il modo oggi di sentirli, e direi che le mie aspettative diciamo sono rimaste soddisfatte. Per questo rivolgo ancora i miei complimenti all'amministrazione comunale innanzitutto, e poi a chi l'ha materialmente messo in piedi questo incontro, soprattutto Roberto Bianchi, a cui già gliel'avevo detto personalmente, ma insomma lo posso ripetere anche davanti a tutti. Quindi ero venuto per ascoltare essenzialmente, poi invece mi trovo a rappresentare Ilaria Cansella, che, come diceva appunto ora Valeria, all'improvviso per motivi gravi personali non ha potuto partecipare. Per fortuna Ilaria, oltre ad essere una brava ricercatrice, fra l'altro è direttrice dell'ISGREC da qualche mese, è anche molto diligente, per cui l'intervento l'aveva scritto e quindi a me non resta altro che leggerlo, quindi quello che dico è ciò che ha scritto Ilaria. Grazie agli organizzatori per avermi invitata, questa è Ilaria che parla, a questo convegno, che è un'occasione preziosa per confrontarmi con chi si occupa di questa tematica a livello nazionale ma soprattutto regionale. Un'opportunità utilissima soprattutto per chi come me ha cominciato a ragionare su questo tema da poco tempo, insieme a un gruppo di lavoro riunito dall'Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea per completare il quadro sul fascismo grossetano, maremmano, già affrontato da un volume del 2018 che ne delineava i caratteri specifici, ma soltanto a partire dal 1926. Ora stiamo tentando di concentrarci sulle fasi dell'avvento dello squadrismo in Maremma, a partire da una disamina degli anni precedenti, quindi ragionando sul lungo periodo della situazione economica e politica della provincia nell'immediato dopoguerra e sulle lotte del Biennio Rosso, che in Maremma furono contadine, ma furono anche operaie, perché non dobbiamo dimenticare che lo stimolo alla ripresa organizzativa del movimento operaio venne prima di tutto dai minatori, e i minatori parteciparono al Biennio Rosso con grosse e lunghe lotte, prima soprattutto sul Monte Amiata e poi anche nelle colline metallifere. Fra l'altro, dalle colline metallifere venne fuori diciamo l'iniziativa della ricostituzione, anzi della prima costituzione si potrebbe dire, del sindacato minatori a livello nazionale. Però furono diciamo in grossa parte contadine, e anzi se si deve guardare al periodo dell'occupazione delle fabbriche si deve
vedere che le fabbriche occupate, situazioni di occupazione di stabilimenti industriali a Grosseto, ce ne fu soltanto uno, l'Ansaldo appunto a Grosseto, e una miniera sul Monte Argentario. Quindi come occupazione delle fabbriche fu cosa diciamo limitata, mentre invece il movimento contadino con l'occupazione delle terre si espanse in maniera considerevole. Quindi le lotte contadine legate alla rinegoziazione dei patti colonici, e che quindi permettono a nostro avviso di indagare il legame fra la componente agraria e lo squadrismo sul territorio, e questo è essenzialmente importantissimo. In merito al fenomeno dello squadrismo maremmano, però, occorre premettere che nelle fasi iniziali fu essenzialmente eterodiretto, con la presenza di pochissimi elementi locali, almeno fino alla primavera del 1921. In effetti, nonostante la formazione di alcuni fasci locali sia antecedente, come ad esempio quello di Ravi, che viene fondato nel gennaio, ora teniamo presente che Ravi, per l'appunto, è un paese minerario, quindi legato a un'economia diversa da quella agricola. Però c'è da fare una notazione che a Ravi la miniera non era delle Montecatini, e quindi questo ci pone già un problema particolare, che poi naturalmente non è possibile sviluppare qui. Qual è il rapporto della Montecatini con il fascismo? Io direi questo, che la Montecatini non ha rapporti con lo squadrismo, ma avrà poi un rapporto fondamentale, essenziale, poi con il fascismo, che diventa regime. Quindi la figura di Donegani, presidente della Montecatini, è importantissima, non soltanto a livello locale, ma a livello nazionale. Questa è una cosa mia, speriamo che Ilaria poi me la perdoni. Vabbè. Andiamo avanti. Quindi c'è questo fascio di Ravi che viene fondato già nel gennaio. A livello locale lo squadrismo maremmano è numericamente esiguo e si rafforza solo grazie all'apporto di fascisti forestieri che dai primi mesi del 1921 circolano liberamente in provincia per dare coraggio agli elementi locali e soprattutto per suscitare disordini che possano costituire quella provocazione necessaria come pretesto per una sistematica campagna fascista di occupazione del territorio, che viene via via indicato come da purificare, da spurgare, da bonificare. La modalità d'azione è anche qui quella classica delle incursioni, cioè le cosiddette spedizioni punitive, che mirano alla devastazione delle sedi e dei luoghi di aggregazione dei partiti, principalmente il Partito Socialista, e alla intimidazione degli avversari politici eletti nelle elezioni amministrative del 1920, elezioni da cui in Maremma erano usciti trionfatori assoluti i socialisti, con le uniche eccezioni dei comuni di Castiglione della Pescaia e Massa Marittima, che restano repubblicani, dell'isola del Giglio, che rimane liberale, e il Monte Argentario, che è l'unica amministrazione popolare. Tutto il resto è socialista. È proprio questa percezione del grossetano come un'area periferica completamente rossa, è proprio questa percezione di un'area completamente rossa e periferica, questo è importante, avrebbe comportato le particolari attenzioni dello squadrismo, come ben argomentato da Marco Palla. Una percezione che è ben evidente del resto dai toni del diario di uno squadrista toscano, Mario Piazzesi, che partecipò alla cosiddetta conquista di Grosseto del giugno 1921 e la commentò scrivendo che si sarebbe andati nella città tabù, che se da Carrara a Perugia, da Spezia alla Romagna Toscana, le piane e i monti erano stati arati in lungo e in largo dalle nostre scorribande, Grosseto, piantata lì, in mezzo alle paludi, in quella maremma che sembrava rimasta ai tempi di Gasparone, era, o almeno appariva, intangibile. E tutti rossi nella piana malarica, rosso il comune, rossa la provincia, rossi i combattenti, i repubblicani, più spinti ancora degli stessi comunisti. I primi incidenti però, prima di quell'assalto al capoluogo, si susseguirono ai confini della provincia all'inizio di maggio, con una prima incursione di fascisti fiorentini che colpì le località di Monterotondo, Montieri, Gerfalco e Travale. La violenza che si abbatterà nel successivo giugno sulla città di Grosseto non era quindi inaspettata,
La preoccupazione crescente si percepisce dalle colonne del Risveglio, era il settimanale socialista, ma anche il prefetto stesso aveva compreso i rischi di una crescente mobilitazione dello squadrismo in provincia, a partire già dall'aprile del 1921, quando il segretario politico del fascio di Firenze, il marchese Dino Perrone Compagni, aveva inviato un telegramma di minacce al sindaco di Roccastrada, pretendendone le dimissioni. La Maremma era una attenzionata speciale. Il primo ministro Giolitti, informatone, aveva allertato con un telegramma il prefetto, invitandolo a contrastare con fermezza azioni e intimidazioni degli squadristi. Erano stati inviati rinforzi da Roma e le comunicazioni si susseguivano giornalmente per aggiornare sugli avvenimenti. Con la spedizione guidata agli inizi di giugno da Arturo Romboli, squadrista di Pontassieve, a Santa Fiora e Bagnore, quindi sul Monte Amiata, il capoluogo veniva progressivamente accerchiato, prossimo obiettivo predestinato. Fu nella seconda metà di giugno che il marchese Dino Perrone Compagni, segretario politico del fascio di Firenze, preparò la conquista di Grosseto, con l'invio in città di 13 pellacce, fra cui il famigerato squadrista Dino Castellani, a cui si unirono immediatamente altri fascisti fiorentini provenienti da Foiano della Chiana e già alloggiati in città presso l'hotel Bastiani. Da due testimonianze dei fatti di Grosseto, una da parte comunista e la già citata di Mario Piazzesi da parte squadrista, emergono alcune concordanze. Entrambe mettono in evidenza l'inerzia, in qualche caso la connivenza della forza pubblica con gli squadristi. Piazzesi parla di una simpatia, non chiaramente espressa, ma dimostrata nei fatti, da parte dei carabinieri all'arrivo in stazione degli squadristi. Aristeo Banchi, autore di un volume di memorie che narra le vicende del Partito Comunista a Grosseto dalle origini fino al 1944, sottolinea l'assenza di contromisure serie da parte dell'autorità prefettizia di fronte a una spedizione che si preannunciava già chiaramente nell'aria. Impossibile per ragioni di tempo ripercorrere qui interamente le vicende di quell'estate di sangue. Necessario però ricordare i fatti di Grosseto, dal significato simbolico forte e che impattarono profondamente sulla realtà del territorio. Il 27 giugno 1921 si ebbero i primi scontri tra gli squadristi inviati da Perrone e i sovversivi locali, ma fu con l'arrivo dei rinforzi che convergono da tutta la Toscana e con la morte in uno scontro individuale di un fascista, il giovane senese Rino Daus, che Grosseto diventò un vero e proprio campo di battaglia. Circa 700 camici nere devastarono non soltanto le sedi del Partito Socialista e Comunista, insieme alla Camera del Lavoro e alla Lega dei Terrazzieri, ma anche luoghi di ritrovo dei sovversivi e la tipografia del Risveglio. Scusate un attimo. Dunque, la tipografia del Risveglio è un fatto eclatante quest'ultimo, che costrinse da quel momento i socialisti grossetani a organizzare i propri mezzi di diffusione fuori dalla Maremma. Furono presi di mira i rossi più noti, dispensate per strada bastonature e olio di ricino. Seguì una surreale scena. In una città ormai terrorizzata, Dino Castellani costrinse all'esposizione del tricolore alle finestre, in espiazione dei misfatti rossi. Fece inginocchiare le camicie nere e la popolazione cittadina in piazza del Duomo in un'imponente manifestazione in onore di Rino Daus. Vi furono vittime e numerosi feriti. Prima che i fascisti ripartissero non mancarono di provocare altri incidenti sulla via del ritorno a Roccastrada, Montorsaio, Sassolombrone e Scanzano. A quei fatti seguì qualche giorno dopo l'analoga conquista di Orbetello il 10 di luglio. Culmine di quell'estate di sangue fu però l'efferata strage di Roccastrada. La spedizione squadrista del 24 luglio sul paese è la diretta conseguenza del telegramma di Perrone Compagni, con cui si pretendevano le dimissioni del sindaco socialista Natale Bastiani. Ma per ritrovarne le cause profonde occorre precisare che contro il paese le ire dell'agraria e degli elementi fascisti si appuntavano da tempo.
Per comprendere la vicenda è utile tornare ai fatti che nell'ottobre del 20 avevano insanguinato il vicino comune di Civitella Marittima. Lì si trovava la villa dell'agrario Ferdinando Pierazzi, possidente terriero, che Maremma era stato uno dei pochi a rifiutare la rinegoziazione dei patti colonici negli anni dei moti contadini e che diverrà in seguito uno dei principali esponenti del fascismo provinciale e non solo provinciale. La contrapposizione fra piazzesi e la cooperativa agricola di produzione e consumo di Roccastrada, guidata dal socialista Dante Nativi, era una cooperativa essenzialmente formata da braccianti agricoli, aveva portato nel 1920, per un sopruso a danno di un mezzadro, a un moto popolare cui aveva preso parte anche il sindaco roccastradino Bastiani. Nell'interpretazione dei giornali moderati, proprio Bastiani era stato individuato come l'istigatore e quindi il responsabile di un assalto alla villa che veniva letto come preterintenzionale, ma che invece era specchio di una situazione sociale incandescente. Roccastrada, la cui tradizione repubblicana era stata definitivamente soppiantata nel 1920 con il voto amministrativo a favore dei socialisti, aveva vissuto nel dopoguerra trasformazioni importanti, legate proprio alla mobilitazione per le lotte operaie e contadine e una conseguente politicizzazione della popolazione. Ad esempio, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1921, che a Roccastrada porteranno a un consistente numero di voti ai comunisti, il comizio improvvisato di un candidato del fascio di difesa nazionale, si trattava di Egidio Bruchi, ex sindaco liberale di Grosseto e poi sindaco di Cinigiano e infine podestà di Cinigiano, fratello di Alfredo Bruchi e poi sarà il governatore del Monte dei Paschi di Siena. Dunque, questo comizio improvvisato da Bruchi era stato interrotto da un gruppo di giovani che avevano intonato bandiera rossa e poi l'oratore era stato colpito da una bastonata alle spalle. Un piccolo precedente che aveva esacerbato il rancore dei fascisti verso il paese, a cui si deve aggiungere l'ira derivata dai colpi di fucile sparati lungo la strada nei pressi della frazione di Torniella contro la salma dello squadrista Rino Daus, morto negli scontri di Grosseto durante il ritorno dei fascisti senesi dalla spedizione punitiva su Grosseto. Quindi mentre trasportavano questa salma di Rino Daus furono prese a fucilate nei pressi di Roccastrada. L'indomani, il 1° luglio, Roccastrada fu oggetto di un primo attacco fascista che devastò le case dei sovversivi del paese e rese più attuale il timore che gli squadristi sarebbero ritornati, sia da parte della popolazione sia da parte dello stesso prefetto di Grosseto, che in un telegramma al ministro dell'interno del 15 luglio esplicitava le proprie preoccupazioni al riguardo. A quella prima incursione seguì la spedizione punitiva del 24 luglio, ben diversa per organizzazione e forze impiegate. All'alba due camion di squadristi armati di tutto punto guidati dal famigerato Dino Castellani arrivarono in paese e devastarono sistematicamente le case del sindaco, degli assessori, del presidente della cooperativa. Si scagliarono contro l'orologeria del comunista Ferdinando Tagliaferri e contro il bar dell'anarchico Davide Bartaletti. Bastonarono ed inseguirono vari cittadini identificati come sovversivi a colpi di revolver, ferendone gravemente alcuni. 4 ore e mezzo dopo, ubriachi, i fascisti ripartirono alla volta delle frazioni di Sassofortino, Rocca Tederighi e Montemassi per continuare la cosiddetta gita di propaganda. All'uscita del paese però un colpo di fucile uccise il giovane squadrista Ivo Saletti, 23enne, ex combattente della Grande Guerra e da pochi mesi iscritto al fascio di Grosseto. I fascisti gridarono all'assassinio, ipotizzando un agguato comunista e non avendo individuato gli assalitori, che infatti non furono sul momento trovati, rientrarono in paese per vendicare il camerata ucciso, con una rappresaglia indiscriminata. E qui rimasero vittime della violenza cieca 10 roccastradini, così presi a caso, mentre numerosi furono i feriti e i danni a case e negozi che furono messi a ferro e fuoco.
Infine, dopo ore, i fascisti lasciarono il paese scortati da un camion di 30 carabinieri giunti di rinforzo a quelli di Roccastrada. Che erano rimasti chiusi precauzionalmente nella caserma in attesa. Sull'inerzia dei carabinieri si appuntò l'inchiesta aperta dall'ispettore di pubblica sicurezza Alfredo Paolella, che era già a Grosseto perché era stato inviato in provincia per garantire l'ordine pubblico e indagare sui fatti di Grosseto. Paolella parlerà inizialmente di un'azione dei carabinieri che a Roccastrada non è apparsa sufficientemente sollecita ed energica. In seguito protesterà apertamente non soltanto per il mancato intervento, ma anche per la deplorevole mancata identificazione dei fascisti responsabili. Nella relazione al ministro dell'Interno del 4 successivo, Paolella espliciterà il malumore dovuto al fatto che per l'eccidio di Roccastrada, questo è il rapporto di Paolella, dovuto a una cozzaglia di giovinastri ubriachi di liquori e di sangue condotti da un mercenario violento, i mandati di cattura furono spiccati dopo non poca titubanza e solo in seguito alle mie formali, dettagliate e insistenti denunce. Anche sui fatti di Grosseto Paolella aveva già rilevato questo comportamento della forza pubblica. Di fatto, due giorni dopo, mentre i funerali partecipatissimi delle vittime roccastradine si svolgevano quasi in forma di messa, senza simboli o discorsi politici, a Grosseto il corteo funebre di Ivo Saletti vedeva la partecipazione di migliaia di camicie nere, accompagnate dalla banda musicale. Vi presero parte numerose rappresentanze dei fasci toscani, l'onorevole Aldi Mai, presidente dell'Associazione Agraria Maremmana, questo era di Manciano, lo stesso Dino Castellani, che ancora libero di circolare poté persino tenere il discorso commemorativo del martire Saletti, avviando anche per lo squadrista grossetano quel processo di beatificazione che già era in corso per il senese Rino Daus. Forte fu l'immediato risalto sulla stampa nazionale e locale dei fatti di Roccastrada, caratterizzato da un insieme di ricostruzioni e interpretazioni diverse e contrastanti, spesso intrecciate con accuse reciproche di falsità e ipocrisia, soprattutto in merito alla morte, accidentale o meno, di Ivo Saletti. La dinamica dei fatti raccontata dalle pagine dell'Ordine Nuovo o dell'Avanti, con quell'inferire degli squadristi ubriachi su cittadini inermi, non sovversivi come inizialmente era stato detto, la resero via via di fatto poco edificante per lo stesso fascismo. Nonostante alcuni giornali tentassero di inserire la narrazione dei fatti di Roccastrada fra quelli che avevano portato alla gloriosa rigenerazione della Maremma ad opera del fascismo, quindi la strage di Roccastrada venne sempre più raramente rammentata e fu progressivamente rimossa anche dalla memoria fascista della conquista del territorio maremmano, eccezion fatta naturalmente per la figura del martire Ivo Saletti. Dopo la firma del patto di pacificazione fra fascisti e socialisti del 2 agosto, lo stesso Mussolini, del resto, aveva parlato dei fatti di Roccastrada in un'intervista al Resto del Carlino come di uno di quegli episodi che fecero impallidire un po' la stella del fascismo. Chiurco, nella sua storia della rivoluzione fascista, tenterà ancora successivamente di presentarla come una reazione alle violenze rosse, scrivendo che si trattò di inesorabili rappresaglie scaturite da una vera e propria battaglia che si era diffusa per tutte le vie del paese e precisando che gli squadristi erano già esasperati per gli inenarrabili strazi subiti dai fascisti a Sarzana. E qui c'è il collegamento con Sarzana, che è estremamente importante. La strage di Roccastrada, in effetti, non si giustifica, ma si spiega se inserita in riferimento al più ampio contesto regionale e al clima instauratosi in Toscana dopo gli eventi avvenuti pochi giorni prima a Sarzana. Punto. Da non tralasciare però il rilievo nazionale di questo evento, che fece profonda impressione in un momento in cui era in corso la trattativa sul patto di pacificazione fra fascisti e socialisti e all'interno del movimento fascista. All'interno del movimento fascista la crisi determinata dallo scollamento fra l'ala militare e la dirigenza politica. La strage di fatto segnò un prima e un dopo nel contesto provinciale e rappresenta la fase d'inizio di un periodo di assenza di autorità sul territorio, con la sospensione delle sedute e delle attività delle giunte socialiste, già indebolite dopo la scissione di Livorno, che sfocerà entro la fine del 1921
nelle dimissioni della maggior parte dei consigli comunali maremmani e nel loro conseguente commissariamento, ma anche il segnale di un'organizzazione che a questo punto può dirsi radicata. Quella di Roccastrada, infatti, è un'azione in cui è prevalente la componente degli squadristi locali. Quindi si è visto che a Grosseto venivano tutti da fuori, a Roccastrada invece erano tutti questi squadristi, venivano tutti da quasi tutti, diciamo, a parte Castellani, venivano da Grossetano. Ai squadristi locali, seppure sotto la guida appunto dell'Empolese e Dino Castellani. Al primo camion ottenuto con un finto permesso della prefettura, che radunava a Grosseto gli elementi del fascio cittadino, se ne era aggiunto un secondo messo a disposizione da un proprietario terriero della vicina Campagnatico per trasportare i braccianti alle sue dipendenze. Unita alla spinta da parte degli squadristi forestieri, in primis Chiurco, che sarà nominato da Perrone Compagni commissario straordinario del fascio per la Maremma, che favorì una crescita progressiva del numero di simpatizzanti locali. Gli iscritti ai fasci in provincia di Grosseto sono stimati a settembre del 22, in base a un'informativa della questura, a quasi 5.000. Proprio la raggiunta intesa con gli agrari segnava il futuro successo del fascismo in provincia, sancito dalle elezioni del novembre 22 per il rinnovo dei consigli comunali. Caratterizzate dall'alleanza politica con i liberali, quelle elezioni portarono a una decisa prevalenza dell'elemento fascista, che da quel momento controllò di fatto anche le maggioranze che erano formalmente di coalizione. Grazie. Grazie a Adolfo Turbanti, che ha letto, e anche appunto mandiamo un saluto a Ilaria Cancella e anche un ringraziamento per questo testo ricco, dove ripercorre appunto i caratteri di questa prima fase nel grossetano. In modo opportuno ricorda che il lavoro che abbiamo fatto, un piccolo avvio diciamo sul fascismo a Grosseto, riguarda gli anni precedenti, e questa prima fase è molto da approfondire e da ricostruire, quindi diciamo gli elementi che già vengono fuori da questa prima sintesi sono molti e anche interessanti, ripensandoli anche alla fase successiva. A questo punto lascio la parola a Gabriele Maccianti dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Siena. Lui è qui, così ci ha detto che ci fa vedere delle cose, e quindi gli lascio la parola e ci parlerà del fascismo senese in azione. Buonasera, ringrazio ovviamente tutti per avermi invitato e per ascoltarmi in questo momento. Però ovviamente andiamo subito in medias res per non perdere tempo. Ho portato un po' di immagini, di volti soprattutto, anche perché essendo l'ultimo intervento immagino ci sia un po' di stanchezza, poi la temperatura è anche abbastanza elevata in questo ambiente, bello comunque. Allora, provincia di Siena, qual è la situazione della provincia nel 1919? È una provincia molto legata la produzione agricola, l'industrializzazione scarsa, relativa semplicemente, relativamente a quella specie di diagonale che corre lungo la provincia segnata dalla strada ferrata, Chiusi, Siena, che poi si conclude qui a Empoli. Quindi pochissimi distretti industriali, Torrita, Sinalunga, Torrenieri, un po' più consistenti, a Colle e Poggi Bonzi. La città, il capoluogo, vive prevalentemente grazie al reinvestimento entro le mura urbiche dei redditi prodotti dalla campagna da parte dell'aristocrazia fondiaria. Quindi ovviamente c'è una parte di popolo, pensate ai falegnami, muratori, che comunque prende una piccola porzione di quella grande fetta di denaro e di somme di risorse trasferite dalla campagna alla città. Mentre il turismo e il Monte dei Paschi hanno una loro importanza, ma certamente molto inferiore a quella che poi avrebbero avuto nella seconda metà del secolo. Nella provincia c'è un forte deficit infrastrutturale, mancano scuole, infatti è una delle province che ha un tasso di analfabetismo altissimo a livelli quasi delle province del meridione d'Italia, è dovuto al fatto che sono pochissime scuole, tanti bambini dovrebbero fare 6-7 km a piedi per andare nel capoluogo,
E questo dimostra che, questo è un elemento importante poi nel radicamento del Partito Socialista dell'immediato dopoguerra, che l'aristocrazia fondiaria nella sua veste di proprietaria ha investito poco per quel poco che poteva fare nella meccanizzazione del lavoro agricolo e poco ha investito nella sua veste di amministratore locale per favorire appunto un miglioramento della situazione infrastrutturale. Infatti il Partito Socialista farà molto affidamento su questi elementi della sua campagna elettorale. Non ci sarà solo le rivendicazioni sociali, che pure saranno importanti, a favorirne l'ampio successo. Guardiamo ora le forze in campo nel 1920. I socialisti ovviamente hanno il sopravvento, hanno raggiunto il 56% dei voti nella provincia alle elezioni del 1919 e il 41% in città. Quindi il 15% di differenza sta in questi ceti che secondo me sono comunque tributari del prelevamento di risorse dalla campagna e in parte anche dal fatto che il Partito Socialista, facendo una politica mirante al progresso e al futuro, la devo per forza sintetizzare, hanno preso di punta le contrade e quindi nel mondo che comunque è molto radicato nella città hanno avuto, pur con eccezioni, uno scarso successo. Il Partito Socialista è egemonizzato, come è ovvio, come tutto il resto d'Italia, dalla corrente massimalista. Guardiamo un po' le figure prevalenti. Questo signore si chiama Giulio Cavina, è il segretario della Camera del Lavoro, è massimalista duro e puro, e vi leggo una frase di un suo intervento che pronuncia il 5 marzo 1920. Si deve scendere in piazza e buttare via dalle loro case i conti, i baroni, i marchesi, le loro donne e i rispettivi ganzi, nonché gli altri pescicani, impadronirsi dei loro beni e obbligarli a fare portieri. Voi vi rendete conto che queste frasi, anche se poi non sono seguite a Siena come nel resto d'Italia da nessuna forma di ribellismo o di organizzazione rivoluzionaria, quanto timore, quanta paura possano suscitare nella borghesia e nell'aristocrazia cittadina. Seguiamo in brevissimamente la sua storia, perché è interessante, romanzesca. Finirà in miseria, perderà il lavoro. A salvarlo sarà una vicenda sua personale, il fatto che lui era un amico personale di Mussolini. Si erano conosciuti a Losanna, quando tutti e due erano emigranti, e Mussolini conserverà un briciolo di condiscendenza, di amicizia nei suoi confronti, gli farà avere delle largizioni intorno alla metà degli anni 30, quando Cavina è veramente messo male, e poi gli troverà persino un lavoro. L'altro leader del come si cambia immagine? Ah, eccolo qua. L'altro leader del Partito Socialista è Sesto Bisogni, conduttore ferroviario, già presidente della Camera del Lavoro, ora dal 1919 deputato. È un massimalista anch'egli, ma è leggermente più moderato di quanto lo sia Cavina. Tant'è vero che spesso per il corso si fa vedere insieme alla compagnia di Alfredo Bruchi, il provveditore del Monte dei Paschi, che è stato rammentato orora perché veniva proprio da Grossetano. Ma è Bruchi che cerca Bisogni, perché vuol far vedere che se le cose vanno male, ricordati degli amici, se casomai prenderete il potere. E anche la storia di Bisogni è particolare. Drammatica, se si vuole, anche lui finirà in miseria, perderà il lavoro e ridotto praticamente alla fame chiederà aiuto a un ex deputato socialista che se la passa meglio di lui, Bruno Cassinelli, forse il nome qualcuno se lo ricorda sempre, un personaggio abbastanza spregevole che farà il delatore politico e infatti straderà Bisogni sulla strada della delazione politica, diventerà un fiduciario della polizia politica con il nome in codice di Bigni e morirà poi, questo però nell'ultimissimo arco del temporale della sua esistenza. Mentre Cavina, che è vero, riceverà dei soldi a Mussolini, ma rimarrà sempre socialista, ecco, questo non abiurerà mai i suoi convincimenti fino in fondo. Se questi sono socialisti, i liberali sono in gravissima crisi, anche una crisi quasi direi di paura. È un trauma profondo e quasi una paura fisica, si può dire, se pensate che alle amministrative del 1920 i liberali non riescano a presentare una loro lista né a Colle Valdezza né a Puggibonsi.
C'è una forma di timore per quanto sta per avvenire. Quelle passeggiate, vi dicevo, di Bruchi, che ora vedremo assieme a Bisogni, sono il frutto di questo stato d'anima, di stato d'animo che pervade questo gruppo, questo importante gruppo politico. L'altro lì, i leader liberali, se ne si sono due. Gino Sarrocchi, avvocato, figlio di uno scultore, è un liberale di destra, salandrino, ed sarà il primo a parlare bene dei fasci di combattimento in una seduta parlamentare nel gennaio del 1920, quando i socialisti intervengono, un deputato socialista interviene per denunciare una violenza commessa da un fascio, mi sembra, nell'Italia settentrionale. Ma lui li definirà dei giovani che amano la patria, che cercano di difendere le sue istituzioni, i suoi simboli dalla dimenticanze, dalle colpevoli dimenticanze del governo Nitti. L'altra figura dominante del Partito Liberale è questo signore che è Alfredo Bruchi, che è già stato rammentato, avvocato grossetano, possedente terriero, e molto attento al culto del Risorgimento. Anche lui finanzierà il fascio, ma si iscriverà solo nel 1926, perché non aveva una grande simpatia personale nei confronti del PNF. Questa è la provincia di Siena alle amministrative del 1914. Come vedete, un mare blu, quindi giunte liberali con alleati, e quattro soli comuni rossi, ovviamente dominati dal partito, in cui il Partito Socialista ha preso la maggioranza. Nell'autunno del 1920 la questione si capovolge. Solo pochissimi comuni rimangono in mano delle forze, diciamo così, di centrodestra. Il Chianti, Siena e nella propaggine meridionale San Casciano dei Bagni e Radicofani. Il comune giallo è Murlo, dove a proposito di differenziazioni a volte incomprensibili della politica ci sono due centri urbani, Vescovado e Casciano, uno di destra, ma tuttora è rimasta così, uno votava democristiano, un altro comunista, fino a sempre praticamente, non si può capire le motivazioni, ma è così, due centri urbani che si dividono e si spartiscono praticamente i consiglieri comunali, 10 per uno, quindi nessun sindaco sarà eletto. Come vedete non c'è nessun comune bianco, perché il radicamento del Partito Popolare è molto modesto. La Chiesa senese, anche se è divisa in quattro diocesi, con eccezione di quella della Valdelsa, che è più aperta al dialogo, è una chiesa piuttosto chiusa, che già prima della Grande Guerra non riesce a cogliere le mutazioni che stanno germogliando dentro la società, e quindi si ritrova abbastanza spiazzata nell'immediato dopoguerra, e così che questo ovviamente influisce sui risultati elettorali del Partito Popolare, che si attesta sul 10%, quindi molto al di sotto della media nazionale e anche di molte altre province della Toscana. Quarta forza da prendere in rassegna è ovviamente il fascio di combattimento, che è stato fondato il 2 aprile del 1919, è il secondo o il terzo della Toscana, perché con Pisa più o meno viene fondato negli stessi giorni, dopo quello ovviamente di Firenze. Abbiamo tutti i dati, sono 14 ex combattenti, prevalentemente ex interventisti democratici, hanno votato PRI, alcuni sono socialisti. È un gruppo politico che rimane sostanzialmente ai margini della città, riscuote ben pochi consensi da ogni parte, e solo con la svolta a destra del movimento fascista nel 1920 inizia un po' a rastrellare qualche consenso, ma prevalentemente, se non quasi esclusivamente, all'interno degli studenti universitari. Borghesia e aristocrazia senesi sono molto diffidenti nei confronti di questo movimento, sia perché è capitanato da figure non senesi, sia perché comunque alla loro testa c'è un uomo che, come poi diranno certi fascisti, ha tradito e quindi può tradire nuovamente, ha tradito e tradirà, cioè Mussolini, e non rimangono quindi molto molto favorevoli alle sue istanze, che però in questo momento sono piuttosto confuse. A proposito, di questi 14 fondatori,
quattro saranno schedati dal casellario politico provinciale a metà anni 20, perché erano onestamente una visione di un fascismo ben diverso da quello che si era affermato. Tra le forze non politiche, ma che comunque hanno un peso sulla vita della provincia di Siena, ci sono ovviamente gli ex combattenti, che sarebbero stati circa 35.000 nella provincia di Siena. Fanno capo a tre organizzazioni, due molto simili, l'Associazione Nazionale Combattenti, che ha circa 1.000 aderenti, e l'Associazione Nazionale Mutilati di Guerra, che ne ha qualche centinaio. Dall'altra parte c'è la Lega Proletaria Mutilati e Invalidi e Reduci di Guerra, che è invece molto più vicino al Partito Socialista. Mentre questa terza forza non avrà mai un grande ruolo, anche perché poi non troverà nessuno spazio da parte di aiuto da parte delle istituzioni, le prime due giocano un ruolo importante. Inizialmente sono dirette e al suo interno c'è una forte rappresentanza dell'interventismo democratico. Poi, col passare del tempo, con il radicalizzarsi dello scontro che, come sapete bene, oppone il PSI alla guerra e alla memoria della guerra, si sposterà lentamente sempre più verso destra. Avrà comunque un ruolo molto importante in questa fase di trapasso, perché quelle elezioni fondamentali che, come vedete, daranno tutta la provincia di Siena al Partito Socialista, ma Siena no, saranno vinte dalla lista dei combattenti, perché appunto la lista dei combattenti sarà il frando da federatori di un grande rassemblement che unisce cattolici, massoni, liberali e repubblicani. Praticamente tutti si coalizzeranno contro il Partito Socialista, per una forma ovviamente di timore nei suoi confronti, ottenendo il 53% dei voti in queste fondamentali elezioni. Il Consiglio Comunale di Siena era particolarmente importante per un motivo in più, che nominava tutti i deputati della deputazione del Monte dei Paschi con scadenza biennale, e quindi la vittoria del Partito Socialista avrebbe consegnato nel giro di 2-3 anni la maggioranza all'interno della deputazione del Monte dei Paschi, una cosa che andava ovviamente evitata con tutti in ogni modo. 1920 è stato un anno comunque di notevoli violenze in provincia di Siena, o meglio, più che di violenze, di fronteggiamenti muscolari, spesso e talvolta che si sono manifestati poi addirittura con l'uso delle armi, che hanno opposto prevalentemente socialisti ai carabinieri. Questo è il quadro della situazione. Sono 10 le vittime della violenza politica in provincia di Siena: 6 socialisti, un religioso, un carabiniere, un popolare e 2 figure estranee ai fatti, e si erano trovate ad Abbadia San Salvatore sotto il fuoco dei carabinieri che sparavano ai socialisti. Ora non c'è tempo ovviamente per approfondire tutte queste vicende. E quindi come si presenta la situazione all'inizio del 1921? Si presenta con un leggero smarcamento della situazione rispetto a quello che era del 20. La supremazia del PSI non è più incontrastata come lo era nel 1920 nelle piazze, dove veramente i socialisti dettavano legge. Cominciano infatti a verificarsi piccole zuffe, niente di particolare, ma d'altra parte la violenza fa parte, per tanti decenni ha fatto parte della vita politica italiana, fra studenti e socialisti nelle vie di Siena. C'è la scissione ovviamente del Partito Comunista, che non priva il PSI a livello numerico di chissà quanti voti, però li priva di tutta la direzione e degli iscritti più vivaci e più attivi della federazione giovanile del PSI, e quindi questo in qualche modo incide sull'azione. Inoltre anche queste giunte, questo sembra quasi un riferimento alla politica attuale, ma non lo è, non voglio assolutamente attualizzare niente, si trovano di fronte a alcuni problemi imprevisti: l'inesperienza di molti sindaci e assessori, l'aver promesso molto in campagna elettorale, ovviamente l'ostacolo del Monte dei Paschi, che non finanzia nessuna dei progetti infrastrutturali su cui i socialisti hanno puntato molto in campagna elettorale. Ultimo elemento che in qualche misura incide è il fatto che i coloni, che finché c'è stato da rivendicare nei confronti dei proprietari, hanno fatto massa col Partito Socialista. Quando la Federterra cerca di affidargli un po' di braccianti, i braccianti non sono moltissimi nella provincia di Siena, cominciano un pochino a fare spallucce.
Quindi probabilmente il Partito Socialista si troverebbe di fronte a un momento di assestamento dopo il grande successo in cui, come ogni forza politica, deve un po' riassettarsi. Non ne avrà il tempo. Non ne avrà il tempo perché quello che fa scatenare comunque la violenza politica a provincia di Siena sono i fatti che avvengono a Firenze fra il 27 febbraio e poi qui a Empoli il 1 marzo. Si sanno a Siena con un po' di ritardo perché lo sciopero dei ferrovieri impedisce l'arrivo dei giornali, c'è qualcuno che viene in motocicletta, i fascisti raccontano che abbiamo saputo dei fatti di Firenze, dell'attacco a San Fredano da un nostro compagno che studia a Firenze e che è venuto in motocicletta. Quindi i fatti si sanno con un po' di ritardo, però detonano in una maniera assolutamente esplosiva. Il primo fatto gravissimo che finisce anche in Parlamento è l'attacco alla Casa del Popolo. Attacco alla Casa del Popolo che viene cercato dai fascisti e dai giovani liberali che girano intorno in un corteo praticamente la mattina e poi il pomeriggio del 4 marzo, qui i fatti sono, come sapete bene, sono del 1 marzo, e perché appunto c'era stato questo ritardo, poi viene effettuato materialmente da un reparto del Regio Esercito e dai Carabinieri e terminato, dopo la resa dei socialisti, dai fascisti che grazie alla connivenza dei Carabinieri entrano nell'edificio e appiccano il fuoco. Anche qui una piccola eco dei fatti di Empoli. All'archivio centrale dello Stato c'è una carta con un'intercettazione telefonica della redazione del Resto del Carlino. Al telefono dall'altra parte c'è il corrispondente da Siena che intorno alle 18:30 è citato, vi potete immaginare di quello che è successo, telefona alla redazione di Roma e da Roma gli dicono: ma la truppa come si è comportata? Perché ovviamente il giornalista da Roma pensa ai coscritti, ai giovani coscritti che possono essere socialisti. E Ruberti, si chiamava così, il corrispondente da Siena, gli risponde: tranquillo, la truppa è andata forte, ha nominato di santa ragione. Questo ovviamente io penso sia un riflesso di come era stata raccontata e di come poi era anche stata in parte la vicenda dei marinai qui a Empoli. I socialisti, va detto, che nell'assalto non oppongono alcuna resistenza, infatti verranno tutti quanti scarcerati. Tra questi solo uno avrà una certa fama. Questo signore si chiama Vittorio Bardini, è un muratore nato a Orgia, nel comune di Sovicille, ha già aderito al Partito Comunista e avrà una vita anche lui da film, pensate. Allora, diventerà il segretario del Partito Comunista clandestino, emigrerà passando da Chiasso in Francia, poi frequenterà la scuola leninista di Mosca, sarà combattente delle brigate internazionali, poi finirà quindi nella Francia meridionale, restituito alle autorità italiane dal governo di Vichy, finirà il confino, poi dopo l'8 settembre sarà partigiano dei Gap a Milano, sarà catturato, finirà a Mauthausen, un vero film praticamente, e poi sarà premiato, diciamo, dal Partito Comunista che gli farà fare 4 legislature da parlamentare. Questi comunisti, diciamo, come dire, saldamente granitici nei loro ideali, che influenzarono e colpirono molto certe figure anche di intellettuali borghesi, perché vedevano in questi uomini che credevano come lui praticamente fermissimamente nei loro ideali ed erano disposti a qualsiasi sacrificio pur di testimoniarli e di propagandarli, quelle che sarebbero potute essere le figure del futuro per il nostro paese. Comunque, non solo c'è l'attacco alla Casa del Popolo, ma con la primavera del 1921 si verificano una serie di fatti nuovi nel panorama senese. Anzitutto quella ritrosia, quella diffidenza che aristocrazia e borghesia avevano manifestato, e sufficienza anche se si vuole, avevano manifestato nei confronti del fascismo viene meno. Viene meno a tempo, attenti, perché alcuni si iscrivono al fascio convinti, ma la maggior parte delega loro, nel loro sogno sarebbe di delegare al fascismo il lavoro sporco, rimettere l'ordine nelle campagne. Così avviene che comunque il fascio di Siena, che non aveva una lira e chiedeva continuamente finanziamenti a Milano, si ritrova a avere camion, soldi, benzina e, altro elemento da non trascurare, tanti inviti a pranzo nei castelli e nelle ville dell'aristocrazia senese. Vi potete immaginare un ex combattente che si ritrova invitato dal conte Bologna a Radicofani, mi sembra, o da altri ambienti aristocratici. Dall'arcivescovado arriva indirettamente una nuova sede per il fascio di Siena,
perché prima erano veramente in un buco, praticamente in un sottoscala, una sede invece abbastanza grande. Dalle caserme, questo come nel resto d'Italia, arrivano le armi, dal Palazzo di Giustizia, dal Comando dei Carabinieri, dalla Questura, dalla Prefettura, un sostanziale via libera. Anche all'interno del fascio c'è una modificazione, cioè i dirigenti che fino allora avevano governato, diretto il fascio di Siena, che potremmo definire tra virgolette moderati, vengono esautorati e soppiantati dalla componente più movimentista del fascio di Siena. Due figure, uno è Giorgio Alberto Chiurco, già rammentato in più di un'occasione in questa giornata, studente istriano di Rovigno, figura, ma insomma io non ne ho una grande opinione, ma questo non c'entra assolutamente niente con la politica, è proprio perché racconta veramente anche la sua storia della rivoluzione fascista, è veramente infarcita di autentiche falsità, anche semplicemente confrontando un rapporto dei carabinieri che insomma non è detto che sia del tutto super partes, con il suo racconto ci sono delle distanze a volte incolmabili, a volte siamo veramente a livello di autentiche falsità. È un uomo che poi tra l'altro lui sarà sempre lontano, è un uomo per la parte militare del fascio, ma lui, caso strano, non sarà mai presente in nessuna delle azioni che pure faranno, che fanno, le numerosissime azioni che farà il fascio di Siena. L'altro capo si chiama Nazareno Mezzetti, una figura che non è molto nota, ma è un uomo che viene dal socialismo, è un uomo che ha una forte tempra sindacale, è un mazziniano, come del resto lo era Chiurco, che avrebbe intenzione di svolgere anche lui, di svolgere per il sindacato fascista una forma abbastanza attiva nel territorio, non semplicemente di fiancheggiatore, tant'è vero che nel 1922 di fatto verrà allontanato da Siena e farà carriera sindacale con Edmondo Rossoni. Morirà nella ritirata di Russia, gennaio del 1943, perché nonostante lui fosse contrario al patto d'acciaio e l'avesse anche dichiarato, perché lui era un parlamentare poi, che si farà ruolare volontario e parteciperà quindi a quella bruttissima avventura. Questo per esempio è un esempio del, vi ho letto prima la dichiarazione un po' sconsiderata del sindacalista Cavina, questa invece è una dimostrazione invece del parolaismo fascista, è un trafiletto del periodico fascista, La Scure, dirà: finché non si verifichi i fascisti, cioè finché i socialisti non si arrendano, continueranno a pestar sodo, senza riserve, senza scrupoli e senza misericordie, intesi? Questo era il clima politico che muoveva il fascio di Siena. Fascio di Siena che aveva iniziato un po' a crescere come numeri già nel 1920, nel 21 comincia ad avere un suo primo consistente accrescimento. Abbiamo i dati. Il 31 marzo sono 265 iscritti, di cui 88 squadristi, perché non tutti gli iscritti erano squadristi. Le squadre d'azione sono 4. La prima, la seconda, la Mussolini e la D'Annunzio. Della seconda sappiamo anche composizione e professioni. Sono 25 persone, anzi 25 ragazzi, perché hanno tutti 20 anni, 15 studenti, 8 impiegati e 3 operai. Nell'estate, grazie allo sviluppo del fascio, che raccoglie ovviamente tra ex combattenti, liberali che si avvicinano, ne saranno formate altre 4, Folgore, Stella, Spada e Scure. In più un'unità d'élite, la Disperata, come a Firenze, come a Perugia, come in tante altre città, che raccoglie gli elementi più combattivi e più pronti alla lotta tra gli squadristi. Cosa muove gli squadristi senesi e quelli italiani, diciamo? Una lotta, parafrasando Pavone, una lotta patriottica, una lotta di classe, certo, ma anche una lotta della città contro la campagna, perché se si volesse togliere le categorie politiche a quanto avviene, potremmo vedere nella massiccia adesione socialista dei coloni e dei contadini al movimento socialista del 1919 anche una prima ribellione dopo secoli e secoli di dominio da parte della città nei confronti della campagna. Come si muovono? Si muovono generalmente bene, poi fanno errori, si sparano anche fra di sé. Ora l'unico morto fascista della provincia di Siena è ucciso un altro fascista.
con incursioni che ovviamente sono dirette da ex ufficiali, sanno come si fanno, sono mirate, si cerca di evitare, poi succede che vengano uccisi i fascisti e perdono la testa, uccidono persone completamente a caso, ma si cerca di mirare, come è stato già detto in altri interventi, e quindi sono veloci, sindaci, capilega, segretari di sezioni, le strutture fisiche del radicamento territoriale socialista e in piccola parte comunista, cioè distruggendo le sedi. Come vengono definite queste operazioni? Rieducazione e sanificazione. Si rieducano chi ha sbagliato, i peccatori, cioè i leader del Partito Socialista, si sanificano le zone. Questa è la terminologia che ricorre anche nella memorialistica fiorentina, anche in Piazzesi più volte usa questi termini. Dall'altra parte c'è una praticamente il Partito Socialista è come accerchiato in termini militari dalle istituzioni, da tutte le altre forze politiche, e si trova in grandissima difficoltà, non riesce, come sapete, questa non è una cosa che diciamo esula da quel contesto senese, né a trovare una risposta politica né una risposta militare. Risposta militare sarebbe difficile per mille motivi, perché i carabinieri fanno una quantità di perquisizioni domiciliari che tolgono anche le poche armi di cui hanno a disposizione. Poi i socialisti non sarebbero, almeno nella loro maggior parte, favorevoli a un confronto militare, e poi spesso si risolve in una difesa passiva questa situazione. Per esempio, Poggi Bonzi, 6 marzo, si diffonde la voce che i fascisti stanno per attaccare la cittadina, si armano socialisti, comunisti, anarchici, ma i fascisti non si vedono, verranno 3 mesi dopo, perché i fascisti spesso diffondevano nei bar voci false, colpiremo a, andremo di là, e invece vanno in un posto dove nessuno se li aspetta nel momento in cui nessuno se l'aspetta. C'è una netta pratica delle armi. Dovendo chiudere, perché sono stato un po' lunghetto, mi avvicino a conclusione, la chiacchiera. Allora, rapidissimamente, la violenza politica in provincia di Siena ha una fortissima evidenza, come vedete, nella prima metà dell'anno, in cui vengono letteralmente distrutte quasi tutte le organizzazioni socialiste, comuniste e della CGIL. Nell'autunno, come vedete, 170 episodi di violenza, impossibile dire quanti e quali, ma ovviamente l'enormità, non dico tutte, ma quasi tutte, sono opera ovviamente delle squadre d'azione fascista, e 12 i morti. Con l'agosto, vedete, un bruschissimo calo delle violenze in provincia di Siena, in parte dovuto al fatto che non c'è più niente da distruggere, e in parte dovuto al fatto che aristocrazia e borghesia senese tolgono il sostegno al fascio. Hanno fatto il loro compito, nei loro desideri si dovrebbe tornare allo status quo ante. Vedete qui questi dati? Fasce di combattimento, 5 in gennaio, 16 in giugno e 22 in luglio, ma da luglio a dicembre non ne nasce nemmeno uno. Numero di iscritti, 265, 1333, 1589, ma da luglio non se ne scrive più quasi nessuno, perché proprio perché sarebbe finito il loro compito. E c'è un momento di crisi, infatti che sul periodico fascista di Siena ci sono invettive contro questi borghesi che ora si fanno i belbelli e se ne sono andati dopo che secondo loro abbiamo fatto il nostro compito, ma noi non siamo disponibili a fare solo i loro interessi. Cosa avviene, tra l'altro? Che nell'autunno del 21 ci sono due elementi importanti a livello nazionale. Il sesto centenario della morte di Dante Alighieri, che viene sfruttato con notevole abilità dallo Stato, dall'ordine per diffondere l'idea di patria, e il trasporto del milite ignoto. Il fascismo riprenderà vigore e sarà trionfante a partire dai primi mesi del 22, quando aristocrazia, borghesia e anche tutti coloro che avevano creduto nella grande guerra, nello sforzo bellico, vedranno che i liberali non sono all'altezza della situazione di riprendere in pugno la situazione. Di fronte alla stagnazione del riprodursi del passato e di fronte al caos del terrore che hanno che il Partito Socialista e Comunista possano tornare in auge, sceglieranno il Partito Fascista. Grazie molte. Mi scuso per la questione dei tempi, è che tutti gli altri li abbiamo un po' tenuti sotto osservazione, anche perché la giornata mi pare che sia stata molto ricca,
molti devono andare, quindi ci prendiamo veramente un momento, se qualcuno vuol fare un intervento, se vuol fare un commento, delle domande, e poi chiamerei Roberto per i saluti, per salutare e anche soprattutto per ricordare che ci sarà la prossima sessione, la prossima settimana. Quindi io sono qui, spero qualcuno mi venga. Vieni. Puoi andare direttamente. Andrea Ventura. Sì, ancora grazie. Io vorrei soltanto fare alcune riflessioni velocissime in base a quello che ho ascoltato, soprattutto all'intervento di Matteo Mazzoni, e riprendere un po' anche il mio intervento che ho dovuto tagliare per entrare nei tempi, poi ho tagliato anche troppo forse. Allora, cercando di dare anche, creare un ponte per la prossima giornata, quella di venerdì 17, cioè, che fine fanno i protagonisti del 1921? Qual è lo spazio del 1921 nella storia d'Italia? Io credo che questo sia centrale e possa essere interrogato questo quesito sotto diversi punti di vista. Certamente uno di questi, come ricordava Matteo stamani, è quello del percorso degli squadristi. Cioè, cosa fanno gli squadristi dopo il 1921? E, Scorza è il personaggio più conosciuto in assoluto, perché insomma un importante militante che diventerà appunto anche deputato a breve nel 1924. Ma lo squadrismo del 1921 per Scorza, ma per tutti gli squadristi, è anche non solo un metodo di affermazione politica, identitaria, come abbiamo detto, ma anche per cercare di fare una scalata sociale. In sostanza, quel feudo che viene costruito da Scorza, che durerà fino alle inchieste del 1932, inizia ad essere costruito proprio nei mesi caldi del 1921. Quindi Scorza è un RAS, un caposquadrista, ma anche un affarista, uno scalatore sociale con mezzi illegali. Sa stringere alleanze con i benestanti lucchesi, ma anche con i criminali camorristi come Gennaro Abbatemaggio. Però qual è la forza di Scorza? Com'è possibile che nel 21, in così pochi mesi, lo abbiamo visto, questo ritorna a tutte le relazioni, in pochissimi mesi, soprattutto tra il gennaio e il maggio del 1921, l'abbiamo visto anche adesso in questi dati che abbiamo qua dietro, lo squadrismo e poi i fasci si insediano, crescono con numeri davvero impressionanti. Il fatto che Scorza, ma anche gli altri capi squadristi, sa rapportarsi con carisma ai giovani e ai giovanissimi squadristi. Nelle milizie i fascisti sono legati da vincoli di fedeltà e cameratismo esasperati. Amicizia, parentela, condivisione del medesimo quartiere, della medesima parrocchia, bar o trattoria facilitano questi rapporti. C'è un legame emotivo e mistico profondo tra gli squadristi. Spaccare la testa a un oppositore politico o devastare una sede operaia, condividendo rischi e insidie non programmabili, favorisce la formazione di una squadra che diviene una specie di surrogato della famiglia. Quindi Scorza si impone come capo indiscusso non solo in virtù di un passato da ufficiale, da volontario, nella Grande Guerra, ma anche perché ha un contatto costante con i suoi camerati, sa presentarsi come il fascista più inflessibile, determinato della provincia, più violento, più coraggioso. Scorza proviene da una famiglia in difficoltà economica, sa comprendere anche le ansie, i disagi, le aspettative di tutti i fascisti che non dispongono di risorse materiali, ce ne sono appunto diverse nelle squadre che aspirano invece a questo. Nello stesso tempo il capo del fascismo lucchese continua a ricevere finanziamenti ed appoggi politici dai vecchi potentati che pensano di poterlo utilizzare
in chiave antisocialista, di costituzionalizzarlo, proprio come pensava Giovanni Giolitti. In sostanza, Scorza viene riconosciuto dal basso, dagli squadristi, e dall'alto, dai potentati economici che poi in realtà non riescono a controllarlo successivamente. Le decisioni, i ruoli di responsabilità, gli interventi concreti sono decisi da chi si dimostra maggiormente privo di scrupolo, come Scorza, negli scontri violenti, non certamente in seguito a una discussione, a un'assemblea, a un incontro politico, a un comizio, a un dibattito, come avveniva invece per le leghe dei lavoratori. Le folle che erano state protagoniste della mobilitazione del 1919-20 si erano poste degli obiettivi certamente razionali, che a volte non avevano escluso l'utilizzo della violenza. I risultati concreti del movimento contro il caro vivere, che ha studiato Roberto Bianchi, ad esempio, erano stati quelli di un allargamento momentaneo degli spazi di contrattazione e di democrazia all'interno dello Stato liberale. A differenza di questi movimenti popolari, il fascismo si fonda sulla dimensione mistica della violenza, presentandosi proprio come un'organizzazione che mira alla guerra civile e con quell'ideologia, insomma, di cui vi ho parlato velocemente prima. Appunto, ma che fine fanno tutti questi squadristi? Su Scorza non occorre tanto tornare, insomma, lo conosciamo abbastanza bene, corresponsabile poi dell'aggressione di Giovanni Amendola a Pieve Annievole, che porterà poi alla morte del deputato, diventa segretario federale di Lucca, deputato, poi cade in disgrazia nel 1932, viene rilanciato soprattutto dalla guerra civile spagnola, parte volontario per la Spagna. Quando tornerà appunto da questa esperienza riprenderà ad avere una certa importanza. Nel dicembre del 1942 diventerà segretario del Partito Nazionale Fascista, l'ultimo segretario del Partito Nazionale Fascista. Poi al Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio vota contro l'ordine del giorno Grandi, poi aderisce alla Repubblica Sociale Italiana. Processato nel dopoguerra per la morte di Amendola, è condannato, ma poi viene ammistiato. Nel frattempo lui tanto era scappato in Argentina e rientrerà in Italia soltanto nel 1969, dove tornerà a vivere qui vicino, in provincia di Firenze, dove muore nel 1988. Molti degli squadristi di Scorza parteciperanno alla marcia su Roma e troveranno soprattutto una collocazione nella milizia volontaria per la sicurezza dello Stato e a capo dei sindacati economici. Quindi gli squadristi che accettano tutti i passaggi politici del fascismo trovano una collocazione soprattutto nei sindacati economici, nella milizia, e in molti partiranno per la Libia, per l'Etiopia e anche per la Spagna, appunto, proprio come Scorza. Andrea, ti inviterei a chiudere. Certo, chiudo subito, ti ringrazio. C'è una certa continuità e comunanza di obiettivi tra gli squadristi più violenti e il progetto politico portato avanti di Mussolini, tra quegli squadristi appunto che riusciranno ad adattarsi alle fasi politiche. Quelli appunto sono la maggioranza. Lo squadrismo è fondamentale nelle campagne del colonialismo fascista in Spagna e poi lo sarà ancora di più nella Repubblica Sociale Italiana. Quell'esperienza sarà veramente determinante, un punto di riferimento fondamentale. Volevo dire solo questo. Hai ripreso, diciamo, è vero, sei stato più rapido nell'intervento e hai ripreso qualche minuto per riprendere alcuni passaggi che riconosco molto importanti su l'apertura, no, di questo studio sul 2021, poi per diciamo quello che succede dopo. Chi vuole prendere la parola? Se no, lascio la parola a Roberto. Tanto vieni, poi se c'è qualcuno che vuole intervenire, siamo ancora qua. Esausti e quindi forse possiamo chiudere, tanto c'è la prossima c'è ancora una giornata di discussioni, riflessioni. Assolutamente, due parole ma proprio velocissime.
anche se non dovrei fare due parole velocissime. No, io non ti avevo detto di fare due parole, avevo detto di salutare. Intanto grazie. Grazie a chi ha presentato le relazioni direttamente da questo, come si dice, palco, o da chi le ha inviate e ha contribuito, e anche a Marco Manfredi, che non è potuto essere con noi e ci manderà, spero, il suo contributo per gli atti. Perché grazie a chi ha presentato le relazioni? Perché sono state tutte, io ho imparato un sacco di cose, preso appunti, poi mi riguarderò la registrazione, sono cose che si studiano da tanti anni, ma non solo non è mai uguale, ma se avete notato, quelle del pomeriggio era evidente, poi quelle della mattina avevano un approccio diverso evidentemente, ma anche quelle del pomeriggio, così spaziali, sono emerse chiavi di lettura diverse, anche periodizzazioni diverse, sensibilità non omogenee. Come fare la sintesi di questo? No, non si fa una sintesi, si continua la discussione, si cercherà di fare una sintesi, di tirare le fila, ma io penso che sia un elemento di ricchezza. Sono stati citati in tanti interventi un sacco di riferimenti bibliografici, utilissimi, specie nelle relazioni di questa mattina, forse talvolta addirittura sovrabbondanti, no? Perché poi hai difficoltà, ora alcuni sono più preparati, che magari per altri magari sono solo nomi, ma va bene anche così, no? Questi convegni in presenza con pubblico variegato, ci sono alcune cose si capiscono, altre si capiscono meno. Ecco, e non sempre i riferimenti erano gli stessi. Io penso che vada bene così, debba essere in questo modo, è scontato, però era giusto ricordarlo, secondo me. Seconda cosa, grazie al pubblico, cioè siete ancora in tanti qui. Dice, non siamo una folla sterminata, no, c'era un sistema di prenotazione, lo sapete, il Covid, eccetera, posti esauriti, liste d'attesa per entrare in questa sala, così mi è stato detto, il livello di attenzione e concentrazione, almeno io l'ho sentito nell'aria, grazie, anche questo è un modo di partecipare, anche senza parlare, ma si sente. Sono tante le questioni, appunto avremo la prossima giornata venerdì prossimo dedicata a Firenze ed Empoli la mattina e al dibattito e la tavola rotonda sui fatti di Empoli fra storia e memoria nel pomeriggio, e quindi avremo quella occasione per tornare sopra, e poi io sono sempre più convinto della possibilità e della necessità di avviare questa sorta di seminario permanente, nuovi appuntamenti su che a partire dal 1921, insomma, si possa lavorare. Varie questioni, la questione delle periodizzazioni. Allora, periodizzare è interpretare, non è neutro, non è un fatto tecnico da calendario giuliano o da calendario gregoriano, da calendario civile o calendario religioso, è interpretare. E su questo, quindi faccio dei titoli su cose su cui si potrebbe ragionare più rilevanti. La questione delle geografie e degli spazi, la piana, la montagna, i comuni, le province, le regioni, per questo tipo di fenomeni come lo squadrismo e la violenza politica è evidente che i confini sono fluidi, ma è anche evidente che noi abbiamo bisogno di darci delle coordinate spaziali. Se no studiamo la violenza politica e le forme di organizzazione paramilitari fra grande guerra e dopoguerra, dove? Anche in Giappone, anche in Egitto, anche in Russia. Allora dobbiamo darci delle coordinate, dei confini. I confini amministrativi del Regno d'Italia sono uno strumento utile perché avevano delle ricadute sul piano delle elezioni amministrative, non coincidono con i confini delle diocesi, ma insomma un pochino sì, sono comunque un riferimento che noi dobbiamo prendere non come rigido, ma come... Poi la questione della violenza, squadrismo e violenza politica, sulle periodizzazioni, ma qualcuno continua a usare il termine biennio rosso, poi viene il biennio nero, causa-effetto,
no, sapete come la penso, l'ho detto questa mattina, ma appunto sono... E poi alcuni aneddoti gustosi che mi venivano in mente. Dino Philipson è stato ricordato in almeno 3 relazioni, una di stamani e un paio di oggi pomeriggio, no? Dino Philipson, possidente, che difende in Parlamento i responsabili dell'omicidio Sitrialli, il primo contadino ucciso dai fascisti in Toscana, dicembre 1920, mezzadro, ultra settantenne, siamo nel Mugello, ok? Possidente, nessuno ha detto una cosa, che era una figura importante della massoneria. Allora, i soggetti che mancano in questo convegno, vedete come si aumenta? Qual è il ruolo delle due grandi obbedienze massoniche, no? Il Grande Oriente d'Italia e la Suprema Loggia di Piazza del Gesù in quella fase? E Dino Philipson ancora, che ha delle guardie del corpo alle elezioni del primo dopoguerra, guardie del corpo che sono dell'alleanza di difesa cittadina, sorta nel luglio 19. Non c'entrano nulla i fascisti, ma è squadrismo. Quindi guardare allo squadrismo della violenza politica, l'accusazione non si sovrappone con quella dei singoli fasci di combattimento. E perché ho citato Philipson? Perché se andate a Eboli, articolo di Eol Press, a Dino Philipson, è un articolo del 2018, a Dino Philipson, Eboli, aggiungo io nel 2004, ha intitolato una strada e fu un orgoglio per chi ebbe modo di conoscerlo. Visse a lungo in città, confinato dal regime fascista, perché ebreo. Alloggiava in Piazza Borgo e molti ancora oggi ricordano il professore. Nel 1944 fu nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel primo governo Badoglio e da subito si adoperò affinché Eboli fosse ripulita, Eboli, là dove si ferma Cristo, Eboli fosse ripulita dalle macerie della guerra. La città oggi così ripaga l'uomo e ne preserva la memoria. Questo articolo è di 3 anni fa. A Eboli, l'autore di questo articolo non conosce la storia di Prato, di Pistoia, la storia del Grande Oriente o della cosa, no. Ha celebrato un antifascista, un perseguitato. Allora, vedete le cose strane della storia, no? Come alcune figure del 19 non sono le stesse di qualche anno dopo o dell'Italia repubblicana o non sono scherzi fra storia e memoria, fra storia e memoria pubblica. Allora, il rapporto fra ricerca storica e dibattito pubblico del passato e anche uso pubblico del passato, io penso che sia bene ricordato da questo piccolo caso di Philipson che ho voluto rievocare, e penso che mostri tutta l'importanza e l'utilità delle discussioni che potremo fare venerdì prossimo, sempre su questi temi. Grazie e buon fine settimana. Grazie a tutti.